Pianeta Catania, Pianeta Catania, Pianeta Catania, la voce della passione rosso-azzurra. Amici di Pianeta Catania e di Radio Amore Dance 878, buon mattino e bentrovati, bentrovati alla nostra classica trasmissione dedicata alla magia rossa-azzurra. Un saluto da parte di Max Licari in diretta dalla piscina della Playa in questo giovedì 11 aprile. In compagnia di Mario Licciardello. Ciao Mario. Buongiorno Max e buongiorno a tutti i tifosi rossazzurri e gli ascoltatori di Pianeta Catani e Radio Amore Dance. Un saluto a tutti gli amici che ci seguono anche sui social, su Facebook, su YouTube, e su TikTok. E su Twitch? No, su Twitch. Eh... No, ma fammi capire, cioè, su... prima avevamo Twitch, io cercavo TikTok. Twitch nell'ultima nell settimana, l'abbiamo messo un po' così in quarantena. E per adesso siamo solo su TikTok e su, su Facebook e su YouTube che è una pagina ti, ti dispiace questa no, cosa? no no, no però assolutamente YouTube tu mi ricordavi che è una no, pagina non è una pagina è un canale va bene va bene allora a questo punto saluto Fabio Chirico, Giuseppe Nicolosi e Andrea Caruso che già vedo pronti auguri a Fabio Chirico che ieri ha compiuto gli anni auguri, eh? grandi auguri a Fabio Chirico che è uno spettacolare tifoso del Catania esatto Quindi, esatto eh, salutiamo anche Alessandro Collova, Nico Sauro, Fabix 46, Nicola Seggio Gianluca Marotta, Cinzia Farina, Andrea Ragusa, Ezio Franceschini, Fabrizio Carbone. Ciao Fabrizio Mario Carnazza, Giovanni Di Bella, Antonio Costa, Luciano Ferlito eh, Filippo, Filippo, Filippo. De Franco Lorenzo eh, Fassari. Ecco. E ricordiamo loro che sì. ci possono scrivere anche al 347 73 2200 20 su uh, WhatsApp, WhatsApp, dove potreste anche volendo, volendo mandare i vostri messaggi vocali che non devono superare il minuto di guida e, e, e di solito lo superano. Tra l'altro, <ride> si, si disquisiva in apertura con Max, che oggi sarà una puntata dedicata soprattutto ai vostri WhatsApp, no? Anche, 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 anche no. No, eh, Mario, come tu ben sai, dobbiamo proiettarci verso questa gara con il Messina. Ieri eh. si è avuta l'ufficialità, ma non, non c'erano dubbi eh, del fatto che eh, la trasferta sia stata vietata ai tifosi del Messina, ma questo era assolutamente scontato. Ci sarà la possibilità di andare allo stadio, a quello che abbiamo appreso ieri, caro Mario, nel giro di pochissime ore, praticamente si è fatta incetta di biglietti per la. Per la partita, sì, quindi, la prevendita è stata aperta sì, con un minimo di ritardo alle, alle 16 di, di ieri pomeriggio. però già sta procedendo molto speditamente. Quindi, sicuramente ci sarà un grande pubblico domenica per questa gara col Messina che diventa fondamentale per il futuro del Catania. Beh, lo erano anche le altre. Io spero che, come lo capiscono i tifosi che sicuramente andranno in massa allo stadio, una costante che quest'anno non è venuta a mancare. Spero lo possano capire anche i calciatori, tutti, perché qualcuno lo ha capito già da inizio anno, eh, che non si può più vedere, eh, che non si può più tornare a quella realtà macabra, veramente perché indec utilizzi questi indecente, indecente. Macabra, la cosa che mi piace indecente come. Indecente delle... Partite, svogliate lo possiamo dire a cui abbiamo assistito. Mi è piaciuto questo tempo, eh, bravo Macabra. Mare. Non saprei come altro definirlo. C'è cioè, una sorta di funerale. E eh, eh, lì, eh, lì vorrei pure che si prendessero quelle misure che nell'arco dell'anno hanno eh, determinato diciamo, i problemi più grandi del Catania. Eh, oltre a diciamo non l'incapacità ma la difficoltà dell'attacco ad andare in rete il fatto che i reparti siano troppo distanziati quindi lì rientra Peralta che diciamo è stata la cura a questo, una delle cure a questo tipo di problema leggo e poi andremo nel dettaglio anche della Sicilia che dovrebbe rientrare anche eh, Sturaro. Sturaro insieme a Cicerelli, Furlan e eh, Curato oltre che Peralta e speriamo che Sturaro adesso possa cominciare a dimostrare di poter essere un valore, non dico un valore aggiunto, ma un valore per il certo. campionato del Catania, perché in questo momento ce n'è bisogno. Ecco, io spero che se ne renda conto lui per primo e poi tu. Io partirei proprio da questo, no, Mario, perché adesso possiamo cominciare a disquisire un po' più approfonditamente in merito a questa partita. È importante che questi ragazzi, hai no? fatto bene a sottolinearlo subito, possano cominciare a dimostrare qualcosa perché Peralta per esempio non ha, a quello che abbiamo capito eh, non, non ha giocato a, a Francavilla Fontana perché non stava bene e quindi non stando bene eh, aveva la febbre aveva questo virus che lo ha debilitato quindi non, non era possibile che andasse, che andasse in campo ma eh, a parte Peralta che secondo me è fondamentale per legare il gioco fra Centrocampo e attacco. Rientrare come dicevi bene tu, un giocatore come Sturaro. Sturaro è sostanzialmente il grande nome che a, a gennaio ha fatto un po' sognare tutti. No? Io ricordo la presentazione di Sturaro. C'era tanta gente perché è uno che, ragazzi, ha fatto la Champions League, ha vinto i campionati, le, le Coppe Italia, ha fatto la, la nazionale, ha no? fatto gli europei. Però è chiaro che fino a questo momento non è riuscito, per motivi fisici, a dare il proprio contributo. Noi ci aspettiamo che da domenica questo ragazzo, dato che ci dicono che comunque abbia recuperato. Comincia a dare veramente quello che può dare in questa categoria no? un giocatore come lui, a una squadra come il Catania. Soprattutto, ecco, e qua vorrei che cioè, tu eh, dessi anche le, le, il tuo apporto riflessivo no? in termini di personalità, perché è un discorso che, a cui tengo molto, che ho fatto anche nei giorni scorsi. La squadra che noi abbiamo visto a Francavilla Fontana no? dopo i fasti della Coppa Italia, no? tutti ci aspettavamo chissà che no. È una squadra che ha dimostrato di non avere alcuna personalità. Una squadra che si è fatta sommergere dal punto di vista dell'aggressività da parte di, 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 una, di una squadretta che secondo me la Serie D non la vincerebbe: cioè il Francavilla Fontana. Sono d'accordo. Quindi, con te. quindi è, ovvio, è ovvio che noi ci aspettiamo che Sturaro dia, ma rientra anche Cicerelli, no? Diano veramente più personalità. A questa squadra perché mancano dei leader in campo. Purtroppo la realtà è questa. Sono d'accordo con te, eh, ma purtroppo mancano dei leader eh, e si trovano dei capri espiatori. Ora rientrerà Cicerelli. Spero che rientri il miglior Cicerelli. Io l'avevo definito, come tutti credo, il miglior acquisto di gennaio, poi ha avuto un calo vistosissimo. E abbiamo assistito invece ad un ritorno di Marsura che, nonostante il marasma generale in partite come quelle d'Avellino, piuttosto che eh, in altre situazioni, sembrava avesse, eh, po potesse dare una scossa. Ecco, qui non è più il caso di affidare le sorti. E di eventuali vittorie o sconfitte al singolo, ma qui deve venire fuori la squadra, io ricordo benissimo cosa ha detto Francesco Larosa, ospite ai nostri microfoni, la settimana scorsa subito dopo la vittoria contro il Padova la vittoria contro il Padova è una vittoria di insieme, di squadra è una vittoria di eh, concerto e questo si deve fare, si sì. deve tornare immediatamente o si deve cominciare definitivamente ad essere squadra e poi... Io tante volte penso no, ai campionati di Serie C, per quanto sfortunati, che il Catania giocava nell'89, eh, nell'88, nel 90. Eh, beh, Sicuramente non campionati esaltanti per il Catania, che all'epoca era eh, di Attaguile, poi dopo era ritornato in mano ai Massimino. Però sicuramente c'erano calciatori, faccio un esempio, Lorenzo Battaglia, Totò Griniti, che potevano giocare serenamente in Serie A, e in Serie C e in Serie C giocavano e giocavano con personalità io non ci credo al discorso del giocatore che si trova meglio in Serie B e in Serie C non riesce a mettere due passaggi di fila non ci posso credere perché chi sa giocare a pallone chi vuole giocare a pallone sa giocare a pallone in Serie C come in Serie A detto questo detto questo non so più in quante lingue lo debba spiegare Zeoli questa squadra ha una doppia personalità e qualcuno diceva non gioca. Beh, in alcuni casi abbiamo visto palesemente che questa squadra non è che non riesca a esprimere un gioco, non ci prova neppure. Bene, adesso non ci sono più alibi. C'è il Messina e non è tanto la questione del derby che in questo momento ci interessa, ma ci interessa poco. E non è tanto la questione dei playoff. Abbiamo raggiunto un risultato importante, quello della Coppa Italia, e adesso. C'è da raggiungere innanzitutto il risultato della salvezza. Dopodiché, siccome è raggiunto quello, sei automaticamente ai playoff. Sì. I playoff te li devi giocare non per giocarli. Te li devi giocare per cercare di fare nei limiti delle possibilità del protagonista. Per evitare, perché io lo dico da tempo, e lo sai perché vi ho fatto trasmissioni insieme. Per evitare di vanificare le spese affrontate, oltre 10 milioni di euro, e per portare il, il massimo profitto eh, in termini di risultati. Ma prima salviamoci. No, ma quello, quello è chiaro. Eh, giustamente alcuni nostri amici, Fabio e altri, dicono, ma Sturaro, per esempio, eh, rientra domenica, che tipo di apporto potrà dare, dato che è stato assente da adesso è più di un mese che è assente? E ragazzi, ma non è questione di apporto eh, tecnico. O fisico, no. io parlo, parlo di apporto di, ehm, in termini di personalità di, di, di in campo che è quello che manca a questa squadra. Questa squadra appena prende un gol, comincia a parte la Coppa Italia. La Coppa Italia è un discorso che abbiamo già fatto. no, Ma in campionato, appena prende un gol, questa squadra eh, si scioglie sostanzialmente. Non, non riesce mai a recuperare. Quindi è, è è quello che, che serve, no? Io spero che Sturaro, Cicerelli, rientrerà anche Furlan in porta. Perché il titolare è Fulhan e giocherà sicuramente giocherà sicuramente Furlan. Questi sono giocatori che comunque hanno grande esperienza. Eh, io anche nelle categorie superiori, perché Furlan ha fatto anche la, la serie B. Quindi mh, io spero che questi giocatori possano dare. Qualcosa in più al, al Catania no? perché obiettivamente quello che si è visto a Francavilla Fontana è sconfortante. Cioè, dopo aver vinto una Coppa Italia in quel modo anche in rimonta, tu eh, metti in campo una, una prestazione del genere senza mordente, senza, senza personalità contro una squadra praticamente di Serie D. Cioè, non, è possibile, non è possibile fare una cosa del genere. Noi avevamo la possibilità di eh, fare punti contro squadre sicuramente alla nostra portata, per non dire estremamente scadenti. Abbiamo perso questa possibilità di fare punti prima per poterci preparare molto, eh, mh, con molta tranquillità ad affrontare i playoff. Abbiamo perso questa possibilità, adesso di possibilità non ne abbiamo altre, anche perché eh, dipende ancora tutto da noi, dai risultati che potremmo eh, mettere. E in, eh, al sicuro, però dipende anche dalle altre squadre. Quindi mh, procediamo: Giovanni scrive: Mario, ma in tutte le categorie, Sturara ha giocato da mediano. Perché si continua a farlo giocare da mezz'ora d'attacco? A me non mi è parso abbia giocato sempre da mezzala d'attacco. Però posso dire che quando cioè... ha giocato da mezzala d'attacco, qualche assist l'ha prodotto. Adesso non ricordo esattamente sì, in qualche ne, partita, ne, forse ne... contro i Rimini. Sì, ha fatto un, un assist. Eh, qui il problema è che ci sono state delle prestazioni di questo calciatore, come di tanti altri calciatori, che sono state al di sotto della sufficienza, che sono state prestazioni inqualificabili. Eh, adesso non per prendercela a Costuraro, per carità, che è parte di una squadra. Le vittorie, lo ribadisco, sono vittorie di concerto, ma non ci sono più giustificazioni. Eh, le partite si possono perdere. È vero, tu dicevi, il Catania prende il gol, in alcuni casi l'ha preso al primo tempo, ma il Catania a Francavilla ha preso il gol, anche perché non ha provato ad imbastire un'azione che fosse una, non ha provato a costruire nulla, cioè è ripiombato in quella eh, sufficienza. Eh, che aveva già dimostrato manifestato in altre partite quindi niente più scuse domenica è vicina tra l'altro non abbiamo alternative bisogna vincere io credo che il messina qualcuno dice il messina vuole puntare ai playoff io credo che il messina avendo ormai raggiunto la quasi matematica eh, salvezza eh, non abbia più nulla da chiedere a questo campionato ma sicuramente non ci regalerà nulla sicuramente verrà a Catania per fare punti e questo è bene che i ragazzi se lo mettano in testa subito Catania ora sveglia la sfida con il Messina può valere la stagione c'è bisogno di tutti, rientri importanti come dicevamo all'inizio Zeoli potrà riavere a disposizione Sturaro Cicerelli, Furlan, Peralta e Curato però Zeoli ha il compito di capire chi tra questi rientranti o chi tra eh, i calciatori che ha a disposizione possano veramente dare qualcosa mm. di più servono tutti, diceva Zeoli qualcuno forse non serve più qualcuno forse non serve più no, io... cioè, forse è il caso che Zeoli faccia giocare quei calciatori che davvero in allenamento vede che possono dare qualcosa in più io stando a, che, a quello che è il rendimento in questo campionato penso che ma l'ho detto e ne sono convinto io, io penso che i tre quarti del, della rosa non, non sia adeguata alla, alla piazza di Catania e ripeto e lo ripeterò in proprio all'infinito non tecnicamente perché io sono convinto che tecnicamente come hanno dimostrato col Pescara come hanno dimostrato con Rimini come hanno dimostrato col Padova tecnicamente questi giocatori per la serie C hanno delle, delle qualità cioè possono vincere le partite ma dal punto di vista della, della, del carattere dal punto di vista psicologico della personalità non sono adatti alla nostra, alla nostra piazza una piazza come, come Catania Alcuni sì, infatti io sto parlando di tre quarti della, della, della Rosa, ma quello che si è prodotto fra eh, l'estate scorsa e gennaio, complessivamente, non è adatto a, a, alla nostra piazza, cioè si è sbagliato sia a, in estate sia a gennaio. Quindi una volta concluso il campionato, e noi speriamo che lo si possa concludere diciamo, con, con tranquillità, no? se come tutto fa presupporre il Catania eh, dovrà ripartire dalla serie C noi dovremo fare delle profonde riflessioni ma non noi la società che ha già detto che ha, ha capito gli errori, eh, inserirà delle figure nuove in, in società, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista anche eh, diciamo tecnico, il direttore sportivo, tutto quello che vogliamo. Ma lì dovrà fare delle, delle considerazioni molto ampie sul valore della rosa e sugli ingaggi di questi giocatori che non sono giustificati per la categoria. Perché c'è gente che prende un sacco di soldi, perché il Catania ha un monte ingaggi altissimo, e rende meno di giocatori di serie D. Perché i giocatori del Francavilla, a parte qualcuno, a parte qualcuno, dico tre o quattro, sono giocatori di serie D. E loro, e loro rendono meno di quei giocatori. Quindi il loro ingaggio è ingiustificato. Quindi per questo io dico, i tre quarti, a, a mio parere, non possono più pretendere nulla, cioè perché hanno avuto tantissime occasioni per riscattarsi e le hanno fallite tutte, mostrando di non avere alcun tipo di personalità in campo. Quindi eh, questo, questo, questo è, è quello che dico io, no? Poi c'è qualche giocatore valido, qualche ragazzo importante, qualcuno rito ritornerà a Catania, come per esempio lo stesso Maffei e non solo, però poi a, alla fine... Secondo me bisogna fare un reset non solo dal punto di vista delle scelte societarie, ma anche dal punto di vista tecnico, cioè mettere mano a questa cosa che non è adeguata alla piazza di Catania. Max, sono d'accordo con te. Però, sai, innanzitutto c'è una questione di responsabilità che questi giocatori devono sentire addosso, perché il campionato non è finito, e questi prima si devono salvare. Mm. Prima si devono salvare, dopodiché, qualora si arrivasse ai playoff, perché se ti salvi arrivi ai playoff. Questi playoff li devono giocare fino all'ultima partita. Poi dopo si può discutere comunque vada a finire. Sì, ma non alimentiamo illusioni. No, 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 perché no, no, questi, no. questi giocatori che no, vanno a, a, ma, a Francavilla non disc... sono in grado nemmeno di camminare, non di di, di, Max, di giocare a Catania. Quindi, io... quindi l'idea è quella di salvarsi e quasi certamente a meno di miracoli si ripartirà dalla Serie C e questi non sono eh, adeguati. No, però così si danno alibi, ma, eh, Max. No, non si dà nessun eh, alibi. Io credo che il mio discorso sia chiaro. Sì. Non è che io mi aspetto che questi ragazzi ah. possano vincere lo Scudetto, vincere la Coppa dei Campioni, però la Coppa Italia l'hanno vinta, anche con personalità. Sì, Quando sì, sì, hanno certo. voluto hanno giocato. Certo. Questi ragazzi devono capire, e io poi ti dirò un'altra cosa, che hanno il dovere... Di finire la stagione nel migliore dei modi possibili. Poi, se qualcuno eh, stabilirà che qualcuno non farà il caso della piazza di Catania, benissimo. Però io ci credo proprio e eh, poco alla questione della personalità, Max. Ci credo poco, perché quando hanno voluto l'hanno dimostrata. Credo piuttosto che sia un'annata storta, un'annata in cui tanti non hanno dimostrato il loro valore per tante cose che non sono andate bene. Perché sono stati fatti degli errori che sono stati anche ammessi, e perché si è proseguito durante tutto l'arco della stagione nell'operare alla stessa maniera facendo gli stessi errori. Quindi la responsabilità, come abbiamo sempre detto, sicuramente è di tanti elementi in organica alla squadra, ma è di tanti elementi che non hanno fatto a modo il proprio dovere. Che hanno perseverato negli errori che hanno portato eh, questa stagione eh, fallimentare no ci può stare una stagione sbagliata purché ci si sa purché ci si salvi la serie c è un campionato difficilissimo come però lo era la d chi l'anno scorso si aspettava che il campionato si dovesse vincere per forza di, di 30 punti con 30 punti di vantaggio sbagliava anche quello è un campionato difficile molto difficile si sono fatte le cose per bene, si è vinto il campionato. Quest'anno il Catania ha avuto l'occasione per riparare agli errori fatti ad inizio stagione. Non lo ha fatto. Ha ripercorso la stessa strada che ha portato agli stessi errori. Io mi ricordo che Luca diceva in maniera molto chiara e probabilmente qualcosa voleva significare, che il Catania avrebbe cominciato a vincere quando tutto l'ambiente, non credo si riferisse ai tifosi, eh, a, 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 avrebbe spinto dalla stessa parte. Quindi facciamo così, facciamo che le responsabilità sono di tutti e facciamo che però adesso questi ragazzi non ce lo possono avere l'alibi che poi tanto devono andare via da Catania. Andranno forse via da Catania qualcuno, in parte tutti, nessuno, però prima mi devono finire questo campionato, si devono salvare sul campo e poi devono onorare qualunque genere di competizione, ma intanto si salvino e il prima possibile. Ma tutto dipende da Catania-Messina quindi questa partita sarà molto molto importante e, um, io spero che i giocatori abbiano compreso che si tratta veramente del, della partita di scrimine del, del campionato perché se il Catania batte il Messina anche dal punto di vista della classifica no, si pone in una situazione molto buona per, per la salvezza se non batte il Messina eh, sono dolori quindi eh, questo è la, um, diciamo, il, il mantra di, 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 questi, di questi giorni. Eh, torniamo un attimino sulla Sicilia, vediamo sì. un attimino e leggiamo che cosa, che cosa dice. Chi è Giovanni Finocchiaro? L'articolo è di Andrea Capaldo, Andrea pagina 17. Dopo la sconfitta di Francavilla Fontana e la cancellazione del volo di ritorno, la squadra ha ripreso ieri l'allenamento in vista del match di domenica contro il Messina, che i ragazzi poi sono stati costretti a tornare. In, in Pullman, quindi sono rientrati eh, la mattina successiva, se non ho capito male. Zeoli ha lavorato molto sulla testa dei giocatori. L'allenatore ha parlato a lungo con il gruppo, evidenziando a tutti che il momento è molto delicato. Nel post-gara domenica scorsa in Puglia il tecnico ha chiesto massima concentrazione chiamando tutto l'ambiente alla massima compattezza. Anche il vicepresidente eh, Vincenzo Grella ha definito il match contro il Messina il più importante della stagione. Insomma, il percorso di avvicinamento al derby è stato scandito da numerosi interventi mirati a responsabilizzare i calciatori. Sarà un derby carico di significati perché le due squadre in maniera diversa hanno bisogno di punti per trovare definitivamente una posizione tranquilla in classifica. In teoria se il Catania uscirà dallo stadio Angelo Massimino con i tre punti potrà dirsi quasi del tutto fuori dalle angosce playout. Michele Zeoli ieri ha guidato l'allenamento dei suoi ragazzi chiedendo intensità e applicazione, intensità che mm. è quella che in questo campionato è mancata no, niente, a, che, a, a Francavilla Fontana zero che è quella, a me non piace guardare indietro come dice Grella bisogna guardare sempre avanti però siccome eh, chi dimentica <coughs> la propria storia eh, non ha grande futuro dinanzi noi due anni fa eravamo rappresentati da ragazzi che senza avere lo stipendio in tasca dell'intensità della personalità, della voglia di vincere, facevano domenica dopo, dopo domenica eh, il loro biglietto da visita, il loro punto di forza. Sì, io... eh, prima di, di, di continuare a leggere, vorrei rispondere all'amico Antonino Patti che mi, mi fa una domanda, no? una provocazione, sì. no? eh, e io rispondo, risponderò nettamente, caro Mario, perché la provocazione è questa. Eh, se il Catania dovesse andare in Serie B, cosa quasi impossibile, ovviamente, no? tu poi questi... Giocatori di terresti, risposta: Nemmeno uno, tranne Castellini. E Maffei che ritornerà. È, questa, è, questa è la mia risposta. Perché. Eh, anche qualora dovessero fare il miracolo eh, non ritengo che possano essere giocatori in grado di, 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 di poi di, 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 di fare bene in, in categoria superiore questo è quello che, che penso io però detto ciò magari mi sbaglio magari mi ricrederò perché non è che soltanto le persone stupide non cambiano, non cambiano idea. al momento io devo essere sincero dopo, io, io fino a francavilla cioè dopo la partita di coppa italia eh, su questo argomento, caro Antonino, ero un po' più possibilista perché pensavo che alcuni giocatori potessero essere diciamo, più, magari non, non, in questo momento non vanno bene, ma perché non sono andate bene tante cose, e quindi eh, in, in un altro contesto possono fare meglio, potrebbero fare meglio. Eh, alcuni giocatori che magari si possono recuperare, alcuni giocatori sono certamente di categoria superiore, Sturaro in primis, eccetera, eccetera. Quindi ero più possibilista, io pensavo che eh, magari si potesse tenere un'ossatura, un no? dopo, dopo Francavilla Fontana no, eh, mi, mi dispiace, no? Ah, ripeto sono disposto anche a cambiare idea eh, perché soltanto le persone stupide non cambiano idea, però eh, al momento, cioè, oggi io ti rispondo così, cioè, dopo Francavilla Franca Fontana è stata diciamo, la gara che mi ha distrutto completamente perché ho detto no, allora se è così questi non sono giocatori. E questi non sono giocatori. Perché giocatori che vanno a giocare contro una squadra di serie D in quella maniera. Non sono giocatori. Non sono giocatori forti, non hanno personalità, non, no, 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 non, so, non sono a posto fisicamente. Invece, pensavamo, che, 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 che fisicamente stessero migliorando, eccetera, eccetera. Almeno questo è quello che penso io in questo momento. Poi ripeto, Antonino: magari. Battono il Messina, finiscono il campionato, cominciano. No, Mario, i, i playoff. Cominciano a fare discretamente bene i playoff. E magari io cambierò, cambierò idea, cioè, perché ripeto, non è che la, la mia è verità assoluta, è, è solo un'opinione. E quindi magari la, la cambierò perché ripeto, non, non è che le, eh, non si possa cambiare idea. però al momento non posso che rispondere in questa maniera. Eh, io sono d'accordo con te. Eh... Tra l'altro, il nostro amico Aziz ci fa notare che il rammarico è ancora più grande perché sarebbero bastati due semplici pareggi con Turris e Francavilla eh, per ritrovarci con altri punti in più sulla Turris e sul Francavilla stesso. Quindi, sì, 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 a volte anche un punto a partita, sì. quello che non siamo riusciti ad ottenere. Chi ha visto, chi ha seguito la partita della Turris eh, dopo eh, che la Turris ha battuto il Catania, non mi ricordo contro chi abbia giocato. Contro... Mi diceva che l'attaccante della Turris che sembrava mh, Van Basten contro sì. il Catania non ha toccato Palau. Giallo, non ha toccato Paolo. tu non ricordi quella famosa trasmissione? Giallo, no. <ride> questo è Giallo. Vabbè. Poi eh, era stata trasmessa. È una trasmissione di un po' di tempo fa. C'era cioè... una canzone di Sergio Caputo: Metamorfosi. Questa squadra passa da prestazioni importanti a prestazioni imbarazzanti, a prestazioni che non sono prestazioni, partite non giocate. Lo sentivo dire a qualche radioascoltatore qualche giorno fa. E eh, eh niente, quindi sì. si va avanti eh, in questa fase. Fabio, Fabio Rifici mi dice: cosa... Zammarini, no, sì, Zammarini, sì. Ovviamente io ho detto uno, Castellini, per dire: io penso tre quarti, del, tre quarti della squadra, no, un quarto, sì. Quindi Zammarini. Ovviamente il mio era un paradosso per dire eh, ecco. Castellini e basta, eh, no? Io su questo stavo Zammarini, fuori. certamente sì, Fabio Z Zammarini. Lo, lo terrei assolutamente anche per la prossima stagione in C o in B. Attenzione, no? quindi, quindi, però, però in, in, in generale, ne terrei veramente pochi. Un, un quarto della, della rosa, che almeno già, al momento, ecco. Che già è diverso. Un quarto, come io, per esempio, ecco giallo era di Pippo. Ecco, già. grande Cosimo da mi yeah. ha ricordato Così, giallo era Pippo Franco, te lo sì. ricordi quando faceva già invece questo si chiama giallo che col catania sembrava uea non, non van basta sembrava uea e contro la turis sembrava mario licciardello che è un grande terzino un grande terzino o mediano perché può fare entrambi i ruoli messo a centravanti. Perché voi dovete sapere che se noi mettiamo Mario Licerdello a centravanti praticamente non ti tocca palla. Se lo mettiamo a fare a fare diciamo il mediano di spinta, no, Mario e allora rende in maniera in maniera diversa. Però posso dirti una cosa. A me sembrava il miglior Chi? il miglior <ride> Chi Canenghele? Chi Io no, caninghele. No, caninghele, Lasciamo perdere quel Il discorso. Canenghele allenato da Morgia quando giocava nel Savoia e e ci lo no, segnava eh, sempre sì, sì, a con quelle prestazioni sì, sì. che a Catania non ha mai ripetuto no, diciamo. mai, mai. Mai. no Vabbè, ma se tu no. prendi giallo e lo, eh, eh, che, che è un giocatore assai modesto ha segnato praticamente quattro gol se non va d'accordo due col Catania, Catania no? e, e lo porti a Catania giallo eh, cioè, adesso la gente si lamenta di costantino di cianci di, 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 prima si, nelle passate stagioni si lamentava anche di altri attaccanti peggio cioè, farebbe nettamente peggio. Quindi, di questo stiamo parlando. Per questo, questa squadra è, è così deludente, no? cioè, l'Avellino è andato a torre del greco e, e la Turris, vincendo con l'Avellino, ci avrebbe scavalcato. Quindi, per la Turris, era una partita importantissima, no? È andata lì a passeggiare contro una squadra di Serie D. Di Serie D, perché di questo stiamo parlando. E noi ci perdiamo. Perdiamo con la Touris, perdiamo con la, con, la, con la Virtus Francavilla. Ragazzi, è inaccettabile. E come ci perdiamo? Male, male. malissimo. Cioè, è inaccettabile. Per questo siamo così incavolati. Cioè, adesso basta, non, non è più possibile. Cioè, mh, mh, giustificazioni non se ne possono più dare a questi, a questi ragazzi nella maniera più assoluta indipendentemente ripeto dagli errori perché l'abbiamo ripetuto tantissime volte l'errore è a monte a, in estate le scelte a gennaio le scelte tutto quello che vogliamo però adesso ci sono questi dovrebbero dimostrare questi che prendono un sacco di soldi e che sono fra i più pagati della serie c e dimostrano nulla non tutti la maggior parte la maggior parte no io sto parlando sempre dei famosi tre quarti e poi anche se adesso il discorso c'entra poco io vorrei dire visto che ho sentito discussioni sul portiere che il catania in casa un portiere che purtroppo è infortunato, forte, che deve essere un punto di partenza per l'anno prossimo, che deve essere eh, la plusvalenza a cui puntare. Ce l'ha. Ha 19 anni, forse 20, ed è un portiere forte, al di là di qualche errore o di qualche incertezza nelle prime giornate. E si chiama Betters. È un portiere forte. È un ragazzo di grande personalità e di grandi qualità. Punto. Il nostro amico Alfonso dice: Ma eri un terzino destro o sinistro quando, quando venivi impiegato in quel ruolo? Cioè, alla Quadrago o alla, alla Vacca? In realtà, io ho giocato parte della mia carriera piccolissima da eh, libero. Quando mm. il libero giocava eh, dietro a tutti in difesa e davanti c'era lo stopper, e poi invece io, io preferivo il ruolo. Di, di Mediano alla Oriano però io so che qualche volta sei Oriale. stato impiegato anche da Terzino sono stato impiegato anche da Terzino e quindi tra... era alla Vargas o alla quadrago? diciamo che a destra eh, o a sinistra eh, no giocavo a destra a destra, a destra. Era, però quando si batteva era in... una sorta di di, di Comufinio batte... Alvarez antelittero quando si calciavano i calci di punizione dalla ah. sinistra li calciavo io a girare ho beccato molte traverse ho fatto anche un gol addirittura sì, sì, ho fatto hai troppo. fatto cioè, ma io, allora non è che ha l'Alvarez perché Alvarez una, una punizione non l'avrebbe mai potuta tirare, cioè, diciamo, tecnicamente no, non riuscivano solo le punizioni. Poi, diciamo, avevo questo difetto. Io, davanti alla porta, in qualunque situazione, non ne beccavo una. cioè gol assurdi, ma davanti la porta, tu per tu col portiere, o tu per tu con la, con la porta, riuscivo a sbagliare. Questo sì. Però vabbè. ero uno che correva dal primo al novantesimo e eh, er questo servirebbe er al catarno: servirebbe. servirebbe un Mario Licerdello dei so nostri giorni. Ma gioco. non sono più a volante, ecco. quindi <ride> vabbè, Quando vabbè. mi andava di gioco, quando Ciccio Lippo mi stimolava. Perché sì. poi anche io avevo quei momenti in cui, per esempio, non volevo colpire di testa, non so per quale motivo. <ride> ecco, non ero uno che si impegnava tantissimo. Tant'è vero che io smisi di giocare perché quando arrivai poi alla mi chiedevano di allenarmi ogni pomeriggio per me. La mia filosofia non sposava questo tipo di, di necessità. Ah, quindi allora potresti essere un, un ottimo calciatore dell'attuale sì. de, della, dell Rosa? Adesso sì. Allora meglio di no, Mario. Giovanni Giuffrida dice che anche lui giocava da libero poi quindi, è stato un discreto mediano, mediano eh, quindi, esatto, alla, alla grande va bene, esatto, torniamo esatto. Sulla, sulla Sicilia torniamo sulla Sicilia dovrebbe rientrare tra i convocati Stefano Sturaro Zeoli gli chiederà di mettere a disposizione della squadra la sua immensa esperienza c'è bisogno di tutti a maggior ragione di un calciatore del livello dell'ex Genova il centrocampista è stato frenato dagli infortuni ma adesso la squadra ha bisogno di lui dunque gli verrà chiesto di stringere i denti dalle squalifiche rientreranno anche Furlan e Cicerelli, il primo dovrebbe accomodarsi in panchina. Zeoli pare infatti intenzionata a confermare Albertoni che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto con prestazioni convincenti. So che tu non sei d'accordo, ma io invece... No, non sono d'accordo. Io lo preferisco a Furlan. No, no, e... non, non, non sono, sono d'accordo. Tra l'altro ieri erano a pranzo insieme. Sì, eh, ma, ma ripeto, la mia è una, una, una valutazione meramente tecnica, no? No, 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 non altro. Io penso che diciamo, come, come portiere Furlan certamente abbia qualcosa in più rispetto ad Albertoni. Beh Poi... se ce l'hanno l'ho vista ah. durante questa io non l'ho. Sì, ma dico ha, ha sbagliato anche lui, ha sbagliato anche Furlan, Quindi hanno sbagliato sì. tutti diciamo però ne, non, me non, rit non ritengo che, che, che possa essere, lasciamo perdere questo discorso no però no, Albertoni delle prime uscite a me non è dispiaciuto eh, speriamo eh, che possa fare bene Zeuri conta parecchio invece su Cicerelli il ragazzo ex Lazio ha dimostrato di non soffrire la tensione in questa stagione eh, tante volte eh, il genietto di San, di San Giovanni Rotondo ha risolto le partite soprattutto nella serata di gala Cicerelli ha sempre fatto la sua parte dunque un calciatore così va mandato in campo sempre e comunque e su questo io sono d'accordo perché Cicerelli An anche se è, fare... è stato in netto calo io spero però anche... in Coppa Italia ha, ha, ha fatto bene quindi speriamo che possa ri ritornare bene dovrebbero tornare a disposizione anche Peralta che nell'ultimo turno era stato bloccato dalla febbre e dal vomito e curato e che non era partito per la Puglia perché febbricità sì Oddio, non è che Curato abbia veramente... Ma no, Curato certo. ha disputato curato una stagione molto... Veramente, negativa. veramente negativa. Ma non credo che questo ragazzo, titolare in Serie B negli scorsi anni... Mh non abbia delle qualità sicuramente no. non è stato messo nelle ma condizioni di... Dimortare. fra l'altro stiamo parlando di un giocatore Mario che ha fatto solo Serie B se che, che ha giocato quasi sempre in Serie B ma che non è che abbia 35 perché uno potrebbe pensare di Carmine no è, un, è stato un giocatore che ha fatto gol in Serie A quindi non è che può essere discusso di Carmine poi quando, quando stava bene qualche gollettino l'ha fatto ha dimostrato anche di fare anche dei bei gol no però a 35 anni 36 anni uno può pensare va bene però è alla fine della propria carriera beh, ma eh, Curado ha 28 anni cioè Curado è nel Il pieno della maturità è bella. nel pieno della propria maturità e ha disputato una stagione negativissima que questo, de questo deve fare pensare no? uno che proviene dalla serie B che scende di categoria che scende di categoria e gioca in quella maniera e quindi vuol dire che è andato veramente tutto male quest'anno Esatto, quindi si sta pensando se fare giocare dall'inizio per alta oppure se farlo entrare in corsa quando l'avversario è più o meno spiancato. Domenica a dirigere il match ci sarà Michele Del Rio, figlio dell'ex ministro. Ma chi? Graziano Del Rio. No, non ho capito, no, potresti ripetere. Michele Del Rio. Ma chi è Michele Del Rio? L'arbitro della partita. Ah, non lo sapevo. Non Uno lo sapevo. il quale arbitrerà, dirigerà la partita. Ah, è il figlio del, adesso, ministro. figlio del ministro? Di Del Rio, non so perché mi fa ridere questa cosa, ma tu lo conosci Del Rio? No. Cioè, ma tu ne, lo in, nella tua veste lo Secondo cioè, me lo conosci è un ministro, è stato un ministro. L'hai incontrato no. nella tua veste sindacale? No, hai no, incontrato. no, no come, no? No, come no? no? Mai, 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 mai incontrato. Del Rio, mai ma, io ho così. qualche dubbio in, Però, in dovessi incontrarlo. Mi raccomando, a suo figlio <ride> <con la catana. ride> sarebbe stata la mia preoccupazione quindi del Rio, della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Roberto Allocco di Alba Bra. Quarto ufficiale, Abdullahi Diop. Sì, questo l'abbiamo avuto diverse volte. Come si pronuncia esattamente? Diop. No, Abdullahi. Che ne so, Abdullahi, non lo so, come, come si chiama? Di Treviglio, Abdullahi Diop. Di Treviglio, Treviglio. ok. Va bene, a questo punto noi possiamo anche leggere, se a te non dispiace, ce lo suggeriva anche il nostro amico. Eh, Mauro Pansalata eh, un trafiletto che parla Dichi. di due squadre siciliane N e Nissa sì, sì, sì. che preparano la festa perché domenica sarà Serie B e, e facciamo tanti complimenti all'Enna all e alla Nissa perché sono due belle realtà del calcio siciliano e, e ritorneranno in, in Serie B. è una cosa importante e... Detto ciò, possiamo andare a leggere più che la classifica perché quella piange eh, il prossimo turno. Quindi, la 36esima se, se, giornata: che vedrà di fronte Sabato 13 aprile Brindisi-Sorrento, Monterosi-Giuliano e Potenza-Foggia. Mentre domenica 14 aprile vedrà di fronte Casertana-Picerno, Piceno Latina-Turis, Catania-Messina, Cerignola-Francavilla, Monopoli-Taranto. Lunedì 15 aprile si giocheranno a Benevento benevente e Juve-Stabia. Crotone, nonostante eh, si stia arrivando alla conclusione di questo campionato, turni spezzatino, che eh, secondo me si dovrebbero evitare, soprattutto quando ci sono dei risultati eh, importanti che possono determinare le sorti nella bassa classifica o nell'alta classifica per diverse squadre. Sì, è un, uh, un turno questo, Mario, molto, molto importante non solo perché si gioca Catania-Messina. Ma anche perché, per esempio, il Francavilla va a Cerignola eh, e questa è una partita, direi, discretamente importante. Il Monopoli eh, gioca il, il derby con il Taranto. È vero, gioca in casa. Il Taranto ha disputato finora un grande campionato. Magari non ha delle motivazioni eccezionali, ma questo non lo possiamo, non lo possiamo sapere perché, comunque, le partite se le sono giocate tutte. Per esempio, il Monterosi ha, ha la possibilità, giocando con il Giuliano in casa magari di, 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 di portare a casa qualche punto perché al momento non giocherebbe il play out con la, la quintultima quindi ci sono tante, tante, tante partite. Io... Per esempio, il touris, la, la Turis va a Latina. Quindi eh, ci sono tante partite che bisogna capire come, come, come si sviluppano. E per questo ti dico che il Catania deve fare i risultati che deve fare perché dipende solo dal Catania. Perché non mi fido di nessuno in questo momento, ma non perché pensi a chissà quali complotti. Però, secondo me, il Latina non ha tutte queste motivazioni. Certo, deve arrivare, può puntare ai playoff. Ma il Monopoli contro il Taranto, secondo me, ma questo lo vedremo domenica 14 aprile alle 20.45. Non, diciamo, però, però ti posso, non, non far... dovrebbe trovare però uno posso stato fare una domanda. Per quale motivo? Per quale motivo il Messina, che comunque praticamente è salvo, no? Perché la realtà è quella: il Messina è salvo. No, per quale motivo il Catania con il Messina dovrebbe trovare grandi difficoltà, no? E il Monopoli contro una, una, una formazione più forte del Messina, perché il Taranto ha dimostrato quest'anno di essere più forte del Messina, non invece dovrebbe non avere... dovrebbe averne. No? Io... Questa è una bella, una bella domanda. E io non ti so rispondere, però ti posso dire che piuttosto che guardare a Monopoli Taranto, questi ragazzi devono guardare a Catania Messina. Per ah, quello è che dipende ancora tutto da noi. Noi abbiamo la possibilità di fare dei risultati senza guardare gli altri. E mi piacerebbe che si arrivasse al punto da qui a brevissimo: che il Catania possa determinare le proprie sorti senza bisogno di andare a sbirciare a casa altrui. Ora, io non so cosa farà il Monopoli contro il Taranto e come giocherà il Taranto a Monopoli. So sicuramente che Catania-Messina è una partita non, non facilissima, soprattutto per quello che hanno dimostrato questi ragazzi in campionato. Una squadra che perde a torre. Eh, del greco, una squadra che perde in quella maniera eh, a Francavilla, eh, perché dovrebbe eh, dare segnali di non preoccupazione contro il Messiaen? Questo è il mio problema. Questa è la mia paura. Quindi noi saremo lì. Io, come tutti i tifosi, eh, sosterremo dall'inizio alla fine. Eh, dico io perché poi io dalla curva. Eh, a proposito, ci tengo a dire qualche amico. Scusa, mi apro e chiudo una parentesi ma così simpaticamente, perché poi so che incontrerò queste persone in curva. Che a pianeta Catania. Tutti noi ci paghiamo l'abbonamento dal primo all'ultimo. Su quello penso che nessuno ma possa. Voglio sottolineare tutto. perché è successo. L'altra volta simpaticamente si disquisiva durante l'ultima partita giocata in casa dal, dal Catania rispetto a modi di vedere diversi. E qualcuno sosteneva, ah, lei il biglietto non ne fa. <ride> ho il mio abbonamento, <ride> o il mio segnaposto. E dico, Vabbè, ho, diciamo, diciamo che è un destino che ci comune Va questo. bene, ma stiamo parlando veramente di, 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 di butate. Ecco forse che... sarebbe bene, è chiaro anche perché poi noi conosciamo tante persone, viviamo i nostri, i nostri settori. E noi, il biglietto, dico noi perché anche Max. Eh, fa l'abbonamento, lo, lo paghiamo, ce lo facciamo. Al di là di quelli che poi sono i ruoli, perché un giornalista ha ah, gli accrediti. Noi viviamo la squadra da tifosi, prima ancora che da commentatori opinionisti o, eh, o giornalisti. Il nostro amico Carmelo Melo dice che Frullan è in condizioni normali, è un buon portiere. Io sono d'accordo, però, appunto, in condizioni normali, purtroppo. All'interno all di questa squadra eh, c'è no, ma... qualcosa che non va. Ecco. Quindi le condizioni normali non si riferiscono allo stato di forma di questo no. calciatore. Detto che io non avrei mai preso fossi stato nella dirigenza del Catania in chi poi ha completato questo mercato, un portiere che aveva avuto dei grossi problemi con l'allenatore in carica. Ma questo è un problema diciamo che si può anche bypassare. Ma posso credere che anche quest'anno Furlan, come non è Furlan l'oggetto della mia discussione, eh, non sia o non si trovi nelle condizioni migliori. Devo Ma essere è, sincero è non, 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 non saprei, non saprei, è possibile, cioè, non so ne, quasi nessuno nelle condizioni è, migliori, tranne qualche, qualche giocatore, dai, e questo, questo bisogna dirlo. allora ribadisco, io, sapendo che c'è la possibilità di prendere altri portieri, perché dico, c'era la possibilità di prendere altri portieri. Non, non sarei andato a prendere, e non è una questione di avere qualcosa contro questo ragazzo, un giocatore che aveva chiuso malissimo con l'allenatore in carica. Non lo avrei fatto, avrei trovato un'altra soluzione. Ehm, secondo me ha ragione il nostro amico Salvo D'Arrego, quando scrive che importantissima sarebbe una vittoria dell'Avellino col, Bene, col Benevento, perché a quel punto l'Avellino blinderebbe quasi il secondo posto e l'ultima partita potrebbe essere più scarica. Mm, però dico all'amico eh, all salvo che potrebbe anche succedere il contrario no? che il benevento batta l'avellino blindi il secondo posto e all'ultima giornata l'avellino non abbia la possibilità di, di poter raggiungere il secondo posto del benevento e quindi in ogni caso il catania troverebbe una squadra almeno che, che, che non scende a Catania con l'obbligo di dover fare un, un risultato no? per garantirsi la sì, posizione in sì, classifica tutto è possibile, tutto è possib cioè, sia, cioè, sarebbe importante che vincesse il Benevento o Lavellino, cioè in modo da, da porre le basi per poter all'ultima giornata essere già, già certi, o del fatto che sia al secondo posto o del fatto che non si è al secondo posto, ecco, questo è il, il discorso di fondo. E mh, mi piace eh, prendere ad esempio il messaggio che ci ha mandato il nostro caro amico che saluto con affetto Papero Rosso Azzurro, che invece sostiene, tornando al discorso di Monopoli e Taranto, che secondo lui il Taranto vincerà a Monopoli per migliorare la propria posizione nella griglia dei playoff. E invece Antonio Fabiano scrive rispetto ad Albertoni è un portiere più moderno, basta guardare le moventi. Furlano, sì, sono d'accordo, sono d'accordo con non Antonio, tanto. Vabbè, ma ognuno ha le proprie idee. Mentre Rosario dice un appello a Monaco, cioè a sta San Monaco: via che affare qui Mausso. Ma no, ma detto, ma è Mausso. Ma io l'ho già detto, è Mausso, Rosario, non, a Catania non, è come se non avesse mai giocato, non lo ricordiamo, non sappiamo chi sia. Paio di ma non, cioè, quindi non. Non visto. Quindi non capisco le, le motivazioni di questa, di questa sua credine, ma cioè, per me non è nemmeno da prendere in considerazione. Perché non è che si tratta di un ex. A Catania non ha mai giocato, quindi eh, 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 cioè diciamo che questa cosa no. la sente lui, non certamente noi, perché non abbiamo mai considerato. Cioè, io, io posso capire, no? Viene a giocare a Catania da ex. Ti faccio un esempio: il Papu Gomes, no? Faccio, faccio un esempio, no? Eh, e allora uno dice, mi, è eh, il Papu Gomez. Magari la partita prima si è comportato male. Monaco, vie, che c'ha a fare con co Papu Gomez. Sto facendo un esempio che il Papu è per noi un idolo, no? E, ma, ma stiamo parlando di, 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 di Emmaus, cioè, noi abbiamo avuto il Papu Gomez, noi abbiamo avuto Maxi Lopez, noi abbiamo avuto Ezechiel Carboni, cioè, possiamo pensare. A, a, a Emmausso, ragazzi, non per qualche dubbio, no, scusate, non per qualche cosa, no, ma dico ma non, 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 cioè, possiamo pensare ad Emmausso. cioè, noi abbiamo avuto Cinesigno, Gimaniac, possiamo pensare ad, ad Emmausso. Purtroppo, cioè, non per sinceramente, quello, per quello che abbiamo visto con Giallo, come si Giallo, 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 dobbiamo pensare ad Emmausso e comunque credo che la raccomandazione di Rosario no ma pensare a Emmausso non tecnicamente in campo perché sicuramente bisognerà pensarci ci penserà Zeoli parlo delle sue dichiarazioni i comportamenti le cose cioè, ragazzi cioè, mh, praticamente non è stato un giocatore del Catania non ha, non ha quasi mai giocato quindi non, non lo so se mh, tutta questa importanza si possa dare a questo a questo giocatore, fa, quello, fa il suo dovere fa quello che, 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 che può per la propria squadra e basta cioè, con, con tanto rispetto Paolo ma basta tu attivi e trascini nella liscia i nostri ascoltatori, perché Giancarlo Padania ci scrive Mausso, ma che ma io Io mi ruoto l'Emmausso <ride> quello è un altro discorso la, la, lasciamo perdere, Lasciamo perdere. Quindi, eh... Ah, eh, Carmelo Sicali ci ricorda che il presidente della Nissa è Giovannone, che partecipò al bando per il nuovo Catania. Comunque, lui è d'accordo a dare fiducia a Furlan, portiere di d'esperienza, nella sua ultima stagione in crescendo, mentre invece c'era un altro radioascoltatore, mi pare Fabio Orefice. Ma non vorrei sì. sbagliarmi, che era d'accordo con me sul trovare Albertoni. Sì. Eh, Diciamo una spanna sopra furlano. Questo Ma, io rispetto tutte, le, tutte le, le posizioni, assolutamente. Dario Quattrocchi dice sa che sa, sa fatti raccontare da papà Gennaro come finiva con Torino del <ride> eh, Però stiamo parlando di Torino, eh, eh, ragazzi: Torino, Torino ai tempi era un centravanti per la categoria spettacolare, tu te lo ricordi? Vittorio no? Torino certo. era uno che segnava un sacco di gol. Un giocatore che oggi, Vittorio Torino in Serie B farebbe la differenza, no? Mario, cioè uno come Vittorio Torino oggi in Serie B farebbe la differenza con tutto il rispetto non mi sembra del livello di, di, di Emmausso poi ragazzi, mi rendo conto che siamo giunti a questo livello e ne, dobbiamo ne, do ne dobbiamo prendere atto Ma se io penso a Umberto Brutto, se io penso a Francesco Passiatore se io penso a tanti calciatori che hanno giocato nel Catania l'altra volta sentivo parlare, eh, sentivo parlare Piero che... Eh, si ricordava di campionati del Catania giocati in serie C o in serie B l'ultimo con squadre allestite per vincere il campionato. Il Catania di Massimino, eh, che poi subì la retrocessione nell'86-87, avevi squadra eh, calciatori d'esperienza da Polenta, Allievi, Benedetti, Braia. Vullo, eh, qualcuno era avanti con qualcuno dice che Polenta giocava un po' come giocavi tu quando facevi il libero. No, Polenta era un signor libero, al di là dico, di... ma come caratteristiche? No, Polenta era alto. Polenta aveva anche, <ride> aveva anche compiti di marcatura. <ride> io lo ricordo perfettamente. Anche Polenta. compiti di marcatura. Polenta, io... Polenta faceva anche qualche gol ogni tanto, io andavo a anche chiudere. se ne, ne sbagliò uno tremendo. Ma lasciamo, eh, lasciamo lo stare. So, lo so. Però, eh... Ti ricordi lo sponsor Casa Mercato? <ride> Io avevo comprato la maglietta Pasta Poiatti, non so se ti ricordi. Ti ricordi la maglietta Pasta Poiatti? certo e lo questo disco gelosamente certo. quella maglietta con il 6 di Apriano io mi ricordo Pogliatti. allo stadio ma chi è la pasta Pegliatti? <ride> <ride> che invece è un'ottima un pasta fra, fra l'altro un'azienda un de, 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 del nostro comprensore molto, molto importante ma no? credo che quella Poiatti fosse ci sia più? della zona di Palermo la nostra è di Alberto Poiatti ah quella era diversa ah non è, che ah, è era, ed è, ah, non che era la stessa aggiare. no mi pare che siano ah. due aziende diverse ah questo non lo lo ricordavo abbiamo fatto pubblicità forse no vabbè ma figurati è sempre un'azienda siciliana. Poi, poi magari l'anno prossimo ci fa da sponsor. Diciamo. Ezio Franceschini ci dice <ride> che il soggetto in questione dovrebbe essere ma, eh, Mausso quando ha segnato ha inveito contro la panchina del Catania. Toccandosi sì, sì, no, lo so. Eravamo in Messina, ma eravamo a Messina e l'abbiamo visto perfetto. No, 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 ha cioè, subito una botta. Lo sappiamo, lo sappiamo, lo sappiamo. Ehm, vabbè, eh, Vediamo un attimino, poi. Di... perché dobbiamo, dobbiamo chiamare il buon Nunzio Correnti, dice che oggi vuole essere chiamato presto perché... Anche perché io oggi purtroppo alle 9 stampate sì. devo andare via. Quindi allora facciamo una cosa, andiamo in pausa pubblicitaria sì. perché poi dobbiamo chiamare immediatamente il mitico Nunzio Correnti che fra l'altro tu hai incontrato al barca Ronda io eh, ieri l'altro sono sì. andato al barbiere degli armi capelli ma avevo l'appuntamento sono arrivato con sì. un minimo di ritardo il barbiere già ah, ma tu romperà, prendi l'appuntamento io devo andare per appuntamento perché altrimenti, non, non, altrimenti non, non, non... non posso e allora ho detto al barbiere aspetta un attimo devo controllare una cosa attraverso la strada vado al bar e ho cercato se ci fosse il buon Nunzio Correnti e l'ho trovato seduto lì con il giornale aperto quindi gli ho chiesto senti l'autografo no però una foto facciamola la mandiamo ai ragazzi, ma l'avete passata Sì, poi? sì, sì, assolutamente. Perfetto. Io una, so, una, che, tu, io so che tu vivi di queste gioie. Una quindi. bella foto, quindi. Una bella quindi foto. fra pochissimi avremo un corrente. Andiamo in pausa pubblicitaria. Tradizione, buon cibo e tanta qualità. Gusta i sapori del ristorante.x Carni selezionate per piatti unici. Pizze con impasto siciliano a lunga maturazione. Impasti al camut ai sette cereali e pizze senza glutine. Realizzate con forno, attrezzature e personale dedicato. Prova il nostro Apericena. In più panini e tante frivolezze in ampie sale interne ed esterne. Punto X. Ristorante, Pizzeria, American Bar. A Nicolosi, via Etnea 93 095 79 103 62. Cerchi un mutuo per comprare casa, necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati presso la gente. Agenzia Chiron, all'interno della Galleria Bellini, in Via del Bosco 16D. Agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite agenzia di mediazione creditizia con numero M39. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Vietnea 81 a Catania. Ottica Italia. Ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che, le vedi, cose che vedi cambiano. Che vedi. Hitech Outlet, gli unici specializzati nella vendita di PC fissi, notebook, stampanti e smartphone ricondizionati pari al nuovo, garantiti fino a 3 anni. Vasto assortimento di iPhone, iPad e MacBook, tutti rigorosamente ricondizionati. Inoltre, puoi decidere se permutare il tuo vecchio dispositivo o semplicemente venderlo con pagamento immediato. Hitech Outlet, ti aspettiamo nelle due sedi di Catania, in via Monserrato 26 e in piazza Stesicoro 9. Maggiori info 095 16 93 95 66 Pianeta Catania. Pianeta Catania la voce della passione rosso azzurro E allora rieccoci qua carusanza sempre in diretta dalla piscina della Playa insieme a Max Licari e a Mario Licardello che durante la pausa non so cosa faccia perché parla in continuazione messaggi, telefonate di lavoro. Ti porto avanti col lavoro. Ti porti avanti col lavoro, eh certo, no? eh, eh questo certo. è molto importante. Allora, fra un secondo avremo il buon eh, Nunzio Currenti. Non so se sulla Sicilia ci sono altre... No, nulla di particolare. Possiamo, se vuoi, eh, parlare di eh, tennis, ma non credo che ci interessa. No, a me interessa perché sono un grande appassionato di tennis, Io... però... Eh beh, se vuoi, possiamo parlare di, chissà, cioè di, di, di Sinner, di Sonego, di Musetti, di queste, di queste cose qua. Che fra l'altro tu assomigli leggermente a, a Musetti: Musetti. Sì, anche come movente tu sei un tipo estroso perché Musetti è un grande talento. No? Ma Musetti è un tennista? sì, <ride> sì Mario assolutamente Ma sì bravo come Sinner? no, però è un grande talento fra, fra l'altro è, è stato fra i primi venti del mondo adesso è il numero 24-25 se non vado errato è... mentre attendiamo c'era un nostro radioascoltatore un nostro amico, un tifoso del Catania che ricordava il centrocampo Panizza-Barlassina-Poletto sì. ecco, un centrocampo, io diciamo mi ricordo molto meglio di, di Barlassina anche perché eh, avevo 3-4 eh, anni quando Panizza o Poletto giocavano al Catania quindi di Barlassina mi ricordo meglio perché rimase in forza fino all'80-81 sì. nell'ultima stagione poi arrivò, eh, arrivò Di Marzio nell'82-83 e lui eh, diciamo, messe, venne messo fuori squadra non, non interessava all'allenatore Gianni Di Marzio Barlassina, ma Poletto e Panizza mi ricordo mio padre erano due centrocampisti sicuramente di livello importanti Nunzio e... non risponde Come mai? ma dov'è il Barcaronda? starà prendendo il il, il cappuccino ma può con essere la... pure che non si sente il telefono perché questo Barcaronda a quell'ora è eh. frequentatissimo perché ci sono tutti i genitori che, che tra l'altro della so, scuola ho provato so. a pagare il caffè e il cornetto annunzio corrente Ah, quindi lui di solito prende caffè e cornetto non lo so cosa prende o, o il cappuccino quel giorno aveva preso caffè e cornetto ah, quindi eh. ho provato a farmi avanti ma già avevano pagato altri per lui quindi si vede che è ben voluto. Io non ho avuto la possibilità di offrirgli il caffè e il cornetto. Allora, Cosimo ci, mi, mi scrive che all'interno di scacco matto. La formula del programma prevedeva un telefilm giallo diverso per ogni puntata, introdotto da Pippo Franco camuffato da un investigatore. Infatti, io ricordavo queste, queste scene. Non, 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 non focalizzavo quale fosse il, il, il programma, ma grande Cosimo, che è sempre molto attento da questo punto di vista, che me l'ha ricordato, quindi c'era. Ricordavo perfettamente di Pippo Franco che lanciava questo telefilm e diceva giallo. Così, io mi ricordo e mi ricordo questo giocatore della Turris. Che purtroppo, io mi ricordo il periodo d'elite di Pippo Franco con Che figo, la canzone che portò a Sanremo. Chicchicchicco, mi scappa la pipì. Quella già è una canzone che mi piace molto perché ha un significato importante. E, e tra l'altro poi era una canzone che cantavamo tutti io mi ricordo di te che mi scappa la pipì mi ricordo che tu spesso la cantavi sì, la quella tutta. è una canzone che, che a me piaceva salvatore sacconi ci scrive che, se, che dice, no. speriamo che domenica scenda in campo chi è disposto a riconquistare la dignità perduta e questo bravo, lo diceva all'inizio ecco, speriamo che Zeori eh, al di là dei disastri tattici di cui parla Giovanni in alcuni casi ci sono stati Giovanni io per esempio qualcuno L'ho colto, ma se poi leggiamo che Peralta aveva la febbre, nausea, vomito, eccetera, eccetera, poi capiamo perché ci si riduce con eh, la necessità di lavorare sempre in urgenza. Sicuramente questi disastri tattici sono stati e sono frutto di errori di... che non sono solo di livello tattico o tecnico, ma di errori che stanno a monte. Eh, detto questo, secondo me per chiudere la canzone più bella che ha scritto Pippo Franco comunque è Isotta, <ride> te la ricordi. Isotta? No, la ricordi. Però per, perché adesso ti stai lanciando? Ma se tu apri il taglio con Pippo Franco, poi lo sai che mi stimoli da questo punto di vista. Va bene. Va bene. Allora, io eh, saluto anche Lucio Sottile, Fabrizio Santoro. Eh, poi anche. Mario Carnazza, stavo leggendo qualche, qualche messaggio eh, che, per esempio, Fabrizio si dice: Quest'anno mi basterebbe anche uno come curiale. Ma, ma curiale del primo anno è stato un grande attaccante. Curiale del primo anno, quello dei 15 o 16 gol ha segnato in qualunque maniera e ha segnato gol da centravanti pura anche se qualcuno diceva che era una seconda punta, che aveva giocato spesso da seconda punta il curiale dell'anno successivo era un curiale che ha avuto a che fare oltre che con i malanni fisici e con eh, mh, diciamo, eh, prestazioni altalenanti anche con una situazione all'interno dello spogliatoio che non ha garantito i risultati come tutti sappiamo e non pochi si sono lamentati della situazione che si aveva all'interno dello spogliatore abbiamo Nunzio un sì, adesso lo mettiamo subito in, in collegamento Nunzio un più bello che mai fra l'altro in, in quella fotografia che tu ci hai mandato con Nunzio un cioè, si vedeva chiaramente che, che voi in quel bar vi trovate bene perché stavate bevendo mangiando <ride> quindi ciao Nunzio un in quel momento buongiorno come sta un come state? Tutto a posto, tutto a posto. Annunzio, ma... oggi ora sto... sono collegato da Corsa Italia. Ha ah, cambiato, zona. grande, grande. Sei, sei in Corsa Italia, so per quale motivo tu sia lì. Quindi... <ride> Però dico: oggi abbiamo una location. Di... Per, chi, per chi ci segue da fuori Catania, è bello perché tu poi fai vedere un po' le, 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 le principali i principali Pratico quartieri lo fa, il prossimo collegamento lo faccio attorno a Geni tra una casa e l'altra ecco per esempio alla Fontana Geni che è una delle, uno dei cavalli di battaglia di Mario Licciardello no, lo farò, eh, lo farò. Eh, ecco, parleremo sì. del giorno in cui mi darai a disposizione il direttore e andrò là <ride> e mi collegherò a Tonno Geni senti Lunzio allora eh, con, con questo bel Corso Italia alle, alle tue spalle io ti chiedo immediatamente che cosa ti aspetti da questa gara eh, che il Catena dovrà giocare in casa col, col Messina, sulla scotta anche di quello che si è visto purtroppo a Francavilla. Allora, io eh, chiaramente buongiorno a tutti i tifosi, buongiorno a tutti i segue, eh, chiaramente io rischio di essere poi ripetitivo, però in questo senso credo di davvero una linea... Eh, Continua la linea. Dice che eh, il Catania ha avuto due atteggiamenti totalmente diversi. Eh, la partita di Francavilla lo ha confermato in maniera purtroppo dolorosa perché questa risposta famosa non c'è stata eh, ed è arrivata l'ennesima brutta prestazione perché la squadra Bella, la squadra grindosa la squadra che ha gioco forte emozionato. Martedì scorso è stata praticamente un marasma generale. È una squadra che è completamente riuscita a il gioco, a tirare a farsi valere. Quindi, con il risultato che purtroppo poi è arrivata l'ennesima sconfitta, la quindicesima nella stagione. Come ne esci non lo so, ma chiaramente adesso, questa partita, come si diceva stamattina, tanti genitori all'ingresso a scuola parlando di catania e la partita delle partite forse davvero più importante del, del trofeo e vinto perché necessariamente tu devi comunque conservare questo questo piazzamento e non puoi sbagliare partita soprattutto la prima dove ti trovi di forza Certamente, senti, rientreranno, nunzio alcuni giocatori come Sturaro, Cicerelli, Furlan, ecco, ti aspetti qualcosa in più da, da questi che sono, diciamo, forse i giocatori più... Cicerelli, di... Cicerelli, dal punto di vista tecnico, devo dire che insomma è un giocatore che ci stava in un Catania competitivo, eh? ci stava... Sì. Tutto. Eh, perché, comunque, la, la, lo ha dimostrato almeno le volte che l'ho visto, visto giocare. Non mi ha assolutamente, non, poche volte mi ha deluso. Mentre per quanto riguarda Sturaro, ora faccia lo Sturaro, nel senso che, comunque, la sua esperienza può rivelarsi ora importante e determinante in queste partite. Davvero, eh, io, eh, il confine tra come può cambiare davvero questa stagione è davvero labile, sottile però può, può cambiare se la, la stagione peggiore di sempre, perché di questo stiamo parlando, rischia poi in caso di raggiungimento dell'obiettivo eh, di ritrovarsi poi in una dimensione totalmente diversa. Quindi comunque gli inserimenti ora i ritorni sono, sono importanti, avere a disposizione qualche freccia in più importante e vedremo, no? Sì, su quello non ci sono dubbi, fra l'altro ne parlavamo anche con Mario, no? e questi giocatori comunque devono dare un, un segnale no? e se non lo danno in una partita come, come Catania-Messina così importante con, con, ci sarà un grande pubblico perché ieri in unzio abbiamo visto che i biglietti, no, nel, è cominciata la prevendita, i biglietti sono andati via Veramente in brevissimo tempo, quindi se non danno una risposta in una condizione leggera, vuol dire che praticamente l'encefalogramma è piatto: il fallimento, totale non usiamo altre parole, rischierebbe davvero di essere un fallimento su tutta la linea. Ripeto: il trofeo di Coppa Italia. Poi resterà il trofeo là in d'oro e Buonanotte, la serata che ha messo un po'. Poco... La benda davanti agli occhi perché, praticamente, di questo stiamo parlando. In realtà, era chiaro che ci fossero due tipi di Catania, due tipi di squadre che utilizzassero due situazioni diverse, due atteggiamenti diversi. E quando in un campionato tu ti trovi ad avere questo tipo di dimensione, è chiaro che gli errori sono stati, sono stati tanti è normale è inutile che ci giriamo attorno è inutile utilizzare altre parole o par parabrasi, ora però la risposta deve arrivare, deve arrivare forte e chiara perché bisogna dare risposte all'undicesima iposeria per il numero di abbonati in Italia, che siamo in Serie C, non ce lo scordiamo bisogna dare a, a una media di spettatori a partita eh, che ha numeri da Serie A e Serie B non ce lo scordiamo e bisogna dare risposta a una città che richiede risposte, specie dopo anche quello che è successo a Padova. E perché quando è successo a Padova, quello che è successo a Padova era un momento in cui ha perso la città, non ha perso, poi non è stata danneggiata solo la società che si è ritrovata a giocare poi se, o i tifosi stessi che non hanno potuto vedere un momento, un momento importante come una finale storica di Coppa Italia. Ricordiamo che l'aveva vinta. Si gira con il Siracusa nel 78-79, eh. quindi per cui o il Palermo sesto, ora magari andando indietro all'Albo d'Oro. Quindi per cui ora, ora è il momento di stringersi e alla fine si diranno le somme. Io non penso che si arriverà all'evento tragico, perché sappiamo benissimo, poi che è il momento giusto. Poi eh. quella maglia, quei colori riescono a trascinare tanto, eh. quindi magari ci sarà, ci potrebbe essere. Inversione di tendenza poi che può davvero cambiare tutto. Però è ora che arrivi. Eh. Deve arrivare in campionato, la risposta. Spero che ci sia un Catania usa Cioè un Catania formato sì. contro la USA, Che è la migliore forse prestazione dell'anno che c'è stata. Perché con Padova è stata una prestazione di cuore con la USA Sabbia, è stata la migliore prestazione, in assoluto penso, penso che mi troverete d'accordo con me. Assolutamente, assolutamente cago Nunzio. Mario. Ma noi con Nunzio abbiamo scambiato qualche parola l'altro giorno. Adesso è il momento di tirare fuori quell'equilibrio eh, che questa squadra deve dimostrare. Eh, non più altalene, non abbiamo più bisogno di uomini che non riescono a fare un passaggio in campo. Bisogna necessariamente giocare per vincere, anche perché Nunzio si disquisiva di questo: il Catania, tutte le volte che ha eh, provato a vincere le partite, il risultato l'ha portata a casa. E, e Appunto, quindi torniamo sempre, sempre là. La Catania deve trovare l'equilibrio delle emozioni. Mi piace utilizzare questa espressione perché in questo momento se tu colleghi la testa eh, con la, la tecnica, con, con il corpo, solo in questa situazione puoi riuscire davvero a esprimerti. Serve corsa, serve quantità, servono, serve macinare chilometri in campo. E quindi magari la presenza dello Sturaro che conosciamo tutti a prescindere da, eh, dalla situazione fisica può essere se sicuramente una, una, può essere una spinta in più serve un Catania che, che riesca a non fermarsi un attimo no? a tambureggiare un Messina che chiaramente insomma, il suo l'ha fatto quest'anno, è inutile nasconderlo ha fatto un campionato di un certo, di un certo tipo eh? con un budget totalmente più basso rispetto al catania esatto. che, ha, che, ha davvero, che ha davvero investito, investito parecchio quindi con quello non c'è storia non so quanti milioni di euro sono andati quest'anno sul mercato però ripeto è inutile, è inutile girarci sono tanti e, rispetto a un messino davvero che invece ha insomma ha atteso a valorizzare uno su tutti mi viene il nome di, di Frisenne, no? eh, sì. che insomma a Messina con Modica ha trovato il suo, il suo bello spazio. No, certamente, perché fra l'altro Frisenne a Messina sta facendo molto bene, poi lo vedremo a a Catania è probabilmente Mario un giocatore di quel genere al Catania manca no? un organizzatore di gioco io lo dico dall'anno scorso che Friesen non doveva andare via per il semplice motivo che a Catania c'era un signor giocatore che si chiamava Lodi che oggi, chiama, si chiama Lodi ma oggi non fa più il calciatore ma eh, un ragazzo di talento tra l'altro un ragazzo cresciuto nel Catania un ragazzo di Catania con quelle caratteristiche secondo me andava valorizzato e invece l'abbiamo ceduto adesso. Non è un giocatore del Catania. Adesso questo non significa che con Frisenne il Catania oggi sarebbe al primo posto in classifica. Però sicuramente il Catania si ritroverebbe un giocatore in un ruolo, qua possiamo aprire, qua possiamo aprire poi un'altra puntata dedicata un po' al discorso eh, certo. di quanti ragazzi negli ultimi. Allora partiamo magari dal 2005 in poi eh, l'ultima gestione, soprattutto quella eh, a ridosso del fallimento. Eh, ha prodotto quello che ha prodotto ha prodotto una situazione davvero eh, particolare no? particolare perché il lavoro c'era il lavoro è stato fatto i giocatori adesso sono nei settori giovanili di, di squadre di serie a io non vorrei dimenticarmene nessuno però Flavio Russo Kevin Leone Leonardi eh, mamma mia magari ora sul momento in Serie B abbiamo di Stefano eh, Arena ma lì è un altro capitolo a parte ancora. Eh, insomma, sono veramente tanti ragazzi. Quindi eh, io spero davvero che in un futuro non tanto lontano si possa davvero eh, considerare questo, questo tassello importante. I ragazzi non vanno mandati via. Se tu hai talento, va messo in campo. La filosofia di una, di una squadra, di una società deve cambiare in questa direzione. È inutile andare a prendere il giocatore che ti costa se non ti fa poi la differenza anche la perché differenza noi oggi non in è campo solo Finsenna, non, non è qualitativa andiamo. la differenza deve essere caratteriale motivazionale deve essere gente che si cala poi nella realtà di Catania, allora ragazzi diamogli fiducia, ma lo dico tutti a tutti eh? cioè io ripeto il mio quadro è un quadro più ampio che parte da molto lontano, diamo fiducia ai ragazzi di Catania diamo fiducia ai ragazzi che crescono a Catania, magari non buttiamo la croce addosso se sbagliano due o tre passaggi, perché abbiamo visto che due o tre passaggi si sbagliano anche i grandi Bravissimo. che hanno i più alti, no? Bravissimo. E allora diamo diamogli fiducia, vogliamo, vogliamo garantirci una storia importante? Dico vogliamo perché comunque le componenti insomma devono essere un po' tutte, tutte quelle che scendono in campo, e allora se, se ci deve esserci questo, ora andiamo a guardare la primavera, la primavera di viaggianti, no? Che ha fatto uno straordinario risultato. risultato, andiamo a vedere Andiamo a vedere cosa c'è là da, insomma, da, da prendere e non da dare, da prendere e da investire, da prendere e puntarci. No? prividera mi viene su tutti. No? Beh, andiamo, andiamo a capire realmente se in quel contesto ci sono giocatori che possono tornare utili alla cosa. Secondo me sì. Secondo me sì, allora altrimenti non avrebbero senso. Le primavere no? e soprattutto questo campionato resterebbe un risultato a parte. Tra parentesi, apro e chiudo. Assurdo che una squadra che faccia questo risultato straordinario, poi non possa direttamente accedere alla Primavera 3 ma debba andare a fare playoff, si sì, eh. sì, sì, questo ne, di ne sì, abbiamo parlato con Vincenzo. Questo, è, è un, è un regolamento sì, assurdo ma mi sembra proprio. Ha fatto Biaggiante ha fatto un lavoro, un lavoro importante prima Zeoli, ma poi Biaggianti davvero ha fatto, ha fatto tanto, ha fatto bene. Poi, quando mi capita di incontrarlo, magari con le due parole di scambiare davanti a. Eh, Dice, lo lo, le, lo leggi l'entusiasmo con cui eh, Biazziandi si è calato in questo ruolo, eh? cioè, proprio lui è molto entusiasta, lo vede quando parli, proprio, si vede proprio eh, quanto sia felice di questa esperienza. I risultati alla fine gli stanno dando ragione, ora andiamo alla, a chiudere il cerchio, però questa squadra, il regolamento spero che cambia, dalla primavera certo. 4 se vinci devi andare in primavera 3, c'è poco da fare. quindi quindi analizzando un po' tutti gli spaccati non è da buttare proprio totalmente questa stagione cioè nel contesto in una, bisogna guardare un po' a 360, a tutto, gradi, a 360 ma gradi ma 360 certamente, gradi certamente il direttore che arriverà eh, dovrà, dovrà necessariamente guardare i sottragioveni che ricordo qualche anno addietro noi andavamo a prendere i ragazzi da fuori mm. Cioè, poi magari poi il ragazzo da fuori si chiamava Pessina che non ha fatto niente. Poi, alla fine, Pessina forse ci ha fatto vincere un europeo, no? <ride> Quindi poi alla fine succede questo. Ma allora puntiamo sui nostri, no? puntiamo sui nostri ragazzi. e, però... e Cerchiamo di scrivere uno, 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 così, un percorso nuovo, un ciclo nuovo. Però ora. Chiudiamo bene c'è questa partita che a livello della finale di Coppa Italia sono più importante. Eh. Sicuramente più importante. Eh, ma proprio l'esempio sì, che sì. portavi tu, Pessina: no? tante volte i giovani non rendono, a volte per propri demeriti, a volte perché non si ambientano, altre volte perché proprio i giovani hanno bisogno di quel supporto di cui tu parlavi. Se non gli si dà quella fiducia, e, e non parlo solo del pubblico, perché il pubblico va educato in questo senso. Ma io eh, ti, faccio presente, ti faccio presente una cosa: noi avevamo chi Bortolussi. A sì. Catania, no? che era attaccante della primavera, famosa, che vinse 5-0 con la Roma. Ok, e ha vinse a Roma 5-0, la Roma di Alberto De Rossi: sì. con quella spada c'erano Di Grazia, eh, Rossetti, eh, e segnò Alfonso Sessa e segnò pure Bortolussi Bortolussi quel Bortolussi Magari tu in quel momento, con la fase storica, non pensi che poi ti va a fare doppia cifra in Serie inserirci per tanto tempo e intanto l'ha fatta, ha fatto, segnato a Catania e dice c'è anche Liguori, c'era pure Liguori che è, stato, che è stato a Catania e quindi ragazzi tu ne, come si dice, ne incroci no? anni fa che ne so, gli otti famoso, famoso che doveva venire a Catania e eh, doveva venire a Catania è stato a Catania no? un ragazzo che faceva parte della primavera magari non trovava lo spazio che a quei tempi non aveva ma poi è uscito fuori eh, quindi là il percorso invece è al, al contrario. Eh, le telefonate che bisognava fare non sono state fatte, no? Perché lo so per certo, Torna a Roma aspettava le telefonate non è mai arrivata. Eh, ma chi quindi c'è casi ce ne stanno a non finire, a non finire, però poi il discorso è che credo che poi debba essere proprio la filosofia che deve cambiare. La filosofia che deve cambiare deve essere la filosofia proprio di dire. Noi abbiamo il settore giovanile, ci stiamo puntando, peraltro è, è un ciclo questo qua rispetto agli altri dove magari guardi molto il locale. Orasso Russo sta facendo un gran lavoro, no? E, e allora vediamo, vai, dai, pensavo a sabato domenica, e, però adesso e, cerchiamo e di la e l'auspicio è che posso davvero Bene. mi sono permesso di divagare, di divagare no, io e poi domanda. chiudo sì. prendo, apro e chiudo parentesi perché mi sembra in una rubrica che parli di Catania anche parlare di catanesi. E allora un complimento e un plauso a Artio Torrici che ha vinto il campionato con il Trapani, credo che sia doveroso. E eh, l'abbiamo fatto, l'abbiamo eh, fatto noi. Eh. Giusto. È sì, sì, vabbè, io, io mi, teme, mi fa piacere farlo come ho fatto per Paterno che è in finale di Coppa Italia. Eh, e, sono, speriamo, e speriamo sono... che la possa vincere. Sì, sono situazioni, peraltro il risultato sarebbe peraltro storico. Perché la vittoria della Coppa Italia manca da 20 anni, da 24 anni. L'ultima era stata l'Orlandina nel 2000. E quindi speriamo che il Paterno possa riuscire in questo risultato. Il risultato straordinario per il Trapani che addirittura può lottare per il triplete. Perché il Trapani è in finale di Coppa Italia è Direttanti e, e può puntare allo scudetto? Quindi penso un po' che, che quadro di situazione sta emergendo fuori con, con, con la squadra guidata dal presidente Antonini e dal e da un secondo che si chiama Salvo Vappalardo, che è di Sanna Venerina, e, che ah, insomma tanta roba. Ho assistito alla presentazione del suo libro l'altra sera, dove parlava di genitori e figli nel calcio giovanile. È stata. È stata una, una bella conferenza. E anche lì ci sarebbe tanto da discutere. Una domanda secca prima di chiudere, Nunzio. Ho notato visto che Max ha passato la nostra foto, che hai tagliato i capelli dall'altro ieri a oggi, ma li hai tagliati da Antonio lì in È un attento osservatore. Eh, eh, visto, attento osservatore, eh sì, no. perché Max ha passato la nostra foto per tutto il tempo, ma li hai tagliati da Antonio oppure hai un altro barbiere? No, 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 ho no, il mio barbiere personale. Ah, quindi. no, credevo fossi andato lì di fronte a bar. Alla, alla grande. Tra l'altro, Fra l'altro, no, Nunzio ci ha fatto vedere il, il Corso Italia, il Palazzo delle Scienze, tutto, tutte, tutto. tutto, proprio veramente alla grande. Allora, Nunzio, ci risentiamo la prossima settimana nella speranza di poter parlare di qualcosa di positivo, di, di più positivo rispetto alla, alla situazione attuale. Ciao, Nunzio. Ciao, Nunzio. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao. Salutiamo il nostro grande amico e, e Nunzio. Se, se mi posso permettere, Nunzio dice una grande verità. Sì. Se devi prendere del tempo, se devi costruire in Serie C, non puoi assolutamente non passare per i giovani, sì. che sono quelli che ti garantiscono, quando le cose riescono, la corsa, eh, l'attaccamento alla maglia, la plusvalenza. Cioè non puoi pensare di fare campionati di transizione senza sfruttare i giovani che hai. E anche quest'anno qualche errore in questo senso sì. è stato fatto. Alfonso Maira c'è cioè... scritto sì. una cosa che avevo dimenticato di, di dire, ma è molto interessante: cioè che sembrerebbe che la società abbia capito che l'esperienza dei bambini nelle scuole calcio vada ripetuta, eh, verranno inseriti anche per quanto riguarda la partita di, di domenica col Messina in Tribuna B, che quest'anno spesso è stata semi semivuota. No? Perché sì. è stata sbagliata completamente la campagna, la campagna abbonamenti. La campagna abbonamenti. Però diciamo che eh, anche in questo caso magari hanno portato bene no? i ragazzi contro, nella partita contro il Padova, magari ecco, andranno, sicuramente faranno, faranno bene anche per, per la partita contro il Messico. Tra l'altro Savra, proprio ricollegandosi credo al discorso di Nunzio Correnti, scrive Pelligra: aveva più volte dichiarato, ed è vero, che squadra volesse <ride> dei catanesi, dei siciliani, però non ha preso nessuno. E... Andiamo a prendere i migliori, uscendi i soldi se ci salviamo. Sì. Va bene, dobbiamo andare in pausa pubblicità perché poi ci sono tantissimi messaggi, caro Mario. Io, tu io purtroppo, purtroppo ci devo devi andare via oggi, c'è una manifestazione. Eh, Ma dove? Importante. A Piazza Roma? a Villa Bellini, sì, Villa Bellini da lui, quindi è una è no? importante, un flash mob per la sicurezza sul lavoro. E questa è una cosa che, molto importante. Che non, è, non è più possibile questo, fuori da ogni tipo di logica, che, che si vada a lavorare per non tornare. Per ovviamente sulla, sulla scorta di quello che purtroppo è accaduto eh, di, di, di gravissimo, fra l'altro è, è molto anche l'ennesimo episodio, in realtà operaio siciliano. Esatto, sì. era stata programmata prima, ma ovviamente questo episodio rientra eh, appunto in quello che è lo spirito della manifestazione bene, salutiamo il nostro Mario Licciardello ovviamente con lui ci rivediamo ci risentiamo giovedì prossimo speriamo che possa essere un giovedì eh, più sereno da questo punto di vista ma io questo. me lo auguro, me lo auguro assolutamente perché non possiamo fallire la partita di, 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 di domenica andiamo in pausa pubblicitaria che entriamo veramente fra pochissimo Punto X Delivery. Via Canfora 78 Catania. Tradizione, buon gusto e tanta qualità da gustare direttamente a casa tua. Chiama Punto X Delivery 095 81 78 851. Un ricco menù per tutti i gusti. Pizze con impasto siciliano a lunga maturazione. Impasti al camut ai 7 cereali, preparate solo con prodotti di qualità, anche senza glutine. Realizzate con forno, attrezzatura e personale dedicato. Punto X Delivery. Catania, in via Canfora 78. Cerchi un mutuo per comprare casa, necessiti di liquidità per ristrutturarla? Nessun problema! Affidati al consulente del credito Salvatore Platania, un professionista che da oltre 15 anni opera nel settore creditizio. Grazie alla convenzione con i principali istituti di credito, sarai accompagnato nella scelta del prodotto di finanziamento più adatto alle tue esigenze. Chiedi una consulenza gratuita allo 095 61 41 916 o 340 28 68 612. Lo trovi a Sant'Agata Libattiati presso la Agenzia Chiron all'interno della galleria Bellini in via del Bosco 16D, agente regolarmente iscritto all'organismo OAM tramite agenzia di mediazioni creditizia con numero M39. Sono i dettagli che fanno la differenza. Non privartene. Per il tuo benessere visivo, ti aspettiamo in Vietnea 81 a Catania, ottica Italia, ottica Italia. Se cambi il modo di vedere le cose, le cose che vedi, cose che vedi. cambiano. I-TECH Outlet. Gli unici specializzati nella vendita di PC fissi, notebook, stampanti e smartphone ricondizionati pari al nuovo, garantiti fino a 3 anni. Vasto assortimento di iPhone, iPad e MacBook, tutti rigorosamente ricondizionati. Inoltre puoi decidere se permutare il tuo vecchio dispositivo o semplicemente venderlo con pagamento immediato. I-TECH Outlet. Ti aspettiamo nelle due sedi di Catania, in via Monserrato 26 e in piazza Stesicoro 9. Maggiori Info 095 16. 93, 95, 66 Pianeta Catania. Pianeta Catania La voce della passione rosso-azzurra e allora, riccoci qua a Carusanza, sempre in diretta dalla Piscina della Playa insieme a Max Licari. Il buon Mario mi ha abbandonato, però ci siete voi tranquillamente. Poi ci sono tanti messaggi anche su WhatsApp: al 347 73 20 200. Stavo leggendo alcuni messaggi molto interessanti sia su YouTube, sia su Facebook, ma anche su. TikTok Live, io su TikTok vorrei salutare un po' di amici. Allora saluto Sebi Musumeci, Andrea Monaco che dice che Mario è troppo forte. Ha perfettamente ragione. Salvatore Zullo che ci segue da Bari, ovviamente grande tifoso del Catania, dice ascoltarvi durante la colazione non ha prezzo. Quindi il nostro amico Salvatore quando fa colazione. A Bari ci ascolta e io lo ringrazio tantissimo. E dice che a Francavilla dato che lui sicuramente c'era, dato che vive a Bari, a Francavilla non ha visto due o tre, tre passaggi di fila, solo lanci lunghi: il pallone bruciava, nessun leader in campo. Eh, io sono d'accordo con, con l'amico Salvatore. Eh, saluto NK che se la prende anche un po' con l'arbitro. Eh, salutiamo anche qualche amico che, che, che ci segue da Messina, per esempio, Claudio Maddocco. Ecco, ci abbiamo anche ascoltatori su TikTok da Messina. Eh, Zia Ciccia che dice che si vede anche su TikTok. Carmelo Millo, ciao Carmelo Filo Di Ferro che dice che deve scendere in campo la primavera. Peppe76, ciao Peppe. C'è un tifoso del Palermo che invita il Messina a dare una gioia alla, al, ai tifosi del Palermo. No? Ma io devo dire a questo nostro ascoltatore di, di, di Palermo: che, cioè, mi auguro che a Palermo ci, ci possano essere soddisfazioni migliori no? rispetto a questa del, del Messina. Poi ognuno fa quello che. Ritiene più opportuno, salutiamo Robby di prima. La domanda sorge spontanea: ma questi ragazzi come si allenano? Peppe dice: Non dobbiamo restare, non dobbiamo sperare soltanto negli altri. Messina, Sorrento e Benevento devono essere tre finali. Eh, Maggiorino Giannino dice che per il Messina, se vince a Catania, ci sono premi partita. Questo non, non lo sappiamo. Ognuno, ripeto, fa quello che ritiene più opportuno. Posso solamente dire all'amico che ci ha scritto che quest'anno a Messina hanno avuto grandi problemi di carattere economico se il presidente Sciotto ha addirittura risorse economiche per poter dare un premio partita diciamo, inutile sostanzialmente per eh, Catania-Messina buon per, per, per i giallorossi no? Ovviamente. quindi vor, vorrei dire che Sciotto non dovrà assolutamente lamentarsi in futuro no? perché vuol dire che Soldi anche da buttare ne ha, sostanzialmente. Salutiamo Luisa Silvestri. Ma quando mai da, da, dall'anno scorso era troppo scarso il Catania giocava da solo? Eh, non so a chi, a chi si riferisce. Eh, salutiamo Mario Cavallaro, eh, Francesco Musumeci. Troppi galli in un pollaio. La piazza non c'entra nulla. Presi a 1-1, sono giocatori di buon livello, salutiamo Gio 46 eh, che dice che le, le possibilità che il Catania vada in B sono le stesse che l'Inter perda lo scudetto eh, salutiamo anche Geoff, Joseph eh, Francesco Zito Salvo Zappalà eh, che si chiede ma perché con il Padova questi giocatori hanno dimostrato di avere gli attributi questa è una bella domanda ma in genere in Coppa Italia no eh, doppia personalità sì, sì, sicuramente eh, salutiamo anche Stefano Bernardo che, che, ci, che ci scrive da Monterosi dice forza Monterosi eh, noi mh, ragazzi dobbiamo pensare a, al Catania poi tutte le altre squadre faranno quello che possono eh, salutiamo anche Carmelo che dice secondo me non c'è stata mai una squadra titolare si sono alternati tanti calciatori Ado Forte Beters, beh pensa a parlare di altri ruoli. Scarsissimo nelle uscite, insicuro sempre secondo Ado, ognuno ha le proprie idee, ovviamente. Eh, il nostro amico Salvatore Guarsegna ci domanda se si, può si possono schierare i giocatori della primavera. Si potrebbero schierare, ma ci sono eh, mh, alcune. Problematiche anche di carattere eh, proprio mh, diciamo di regolamento no? perché la, la nostra è una primavera 4 ci sono tante, tante situazioni quindi eh, e poi non, non avrebbe alcun senso in questo momento Salvatore eh, devono essere questi ragazzi a, a venire fuori dal, da, da questo momento no? eh, salutiamo anche Giuseppe che dice che Manca segnava sempre quest'altro nostro amico che non si firma, parla di Malaman che fece due gol su punizione al Messina. Sebastiano Gruppillo, un grande attaccante di Ciera Ambrosi, assolutamente, infatti, proprio col Messina ci fece godere. Saluto anche Costa CT che dice ancora gioca giocatori, li, li chiamiamo. Eh, vabbè, ragazzi, ehm, questi sono i commenti che abbiamo letto su TikTok, sono abbastanza variegati. Su TikTok ci seguono anche. Da altre parti d'Italia e ognuno diciamo, tira acqua al proprio mulino. Eh, salutiamo anche Mauro Vaccaro che dice: Forza, Monterosso e Questo è un altro discorso. Eh, Giovanni Giuffrida, salutiamo anche Lucien La Delfa, Alessia Bato che ci chiede: che, che sensazioni abbiamo? Ce la faremo? Ammetto di avere un po' di paura. Io, ragazzi, non, non mi voglio sbilanciare perché devo essere sincero, dopo la partita vinta con il Padova in Coppa Italia, dopo quella bella conquista della Coppa, un po' mi ero illuso, volevo, volevo un tantino sbilanciarmi, no? pensavo che il grosso problema probabilmente si fosse arrestato e invece mi sbagliavo e quando ci si sbaglia poi bisogna prenderne atto e ripeto intelligentemente e, e, diciamo dire, dire, dire le cose come stanno obiettivamente una partita come quella di Francavilla non ci può stare non ci può stare non dovevano assolutamente questi ragazzi tirar fuori una prestazione del genere perché significa che mi dispiace dirlo, c'è poco attaccamento alla, alla, alla città, quindi, per questo io dico che eh, molti se ne devono andare, ma non perché sono scarsi o perché non, non, non lo so, non, non, non siano adatti, eccetera. eccetera. Il, il problema di fondo è che non c'è attaccamento alla città. E quando non c'è attaccamento alla città, non si può rimanere a dispetto dei Santi. Almeno questo è quello che. Perché i giocatori che, che, che sono attaccati alla maglia, alla città, contro una squadra di serie D non tirano fuori quella prestazione in cui tu non fai un passaggio di tre metri. Di tre metri non riesci a farlo. Significa che tu non, non sei attaccato alla maglia, non sei attaccato alla città. Quindi. Mh, sono rimasto molto, 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 molto deluso. Quindi, eh, cioè uno uno può, può, può cercare di essere lucido sempre, però poi a un certo punto bisogna prendere atto di, di determinate situazioni. No, ehm, e questa situazione è una situazione che per quanto riguarda questi giocatori è, non è bella. Ecco, salutiamo San Fra, la società del, del Catania ha avuto una fortuna con tifosi eccezionali, con numeri veramente significativi. Di contro dei calciatori che sono sostanzialmente eh, diciamo che, che da, da una parte vanno bene, da una parte vanno male al limite del, riti, del ridicolo in campionato. Comunque, calciatori fate voi, dice eh, il nostro amico Savfra. Allora andrei anche a eh, salutare su Whatsapp il nostro amico. Domenico Di Guardo Fanta Peppe, il nostro amico Giuseppe che dice ma Betters quando ritorna? a quello che abbiamo capito Peppe Betters per, quella, per questa stagione difficilmente potrà, potrà essere disponibile c'è qualche speranza per Silvestri ma attenzione siamo a fine campionato eh? quindi dovrebbe essere, potrebbe essere disponibile per i playoff se il Catania li farà eh, non lo so, devo essere devo Essere sincero, andiamo a, ad ascoltare anche Modica Rossa Azzurra. Buongiorno, Carusanza. Modica Rossa Azzurra parla e un abbraccio a tutti quanti. Eh, caro Max, eh, caro Piero, voi dite la partita contro il Messina? Un discrimine? Sì, sì, a giustissimo, ovvio. Senza, senza fare il risultato pieno con il derby, non andremo da nessuna parte, anzi. Ho paura che da qualche parte andremo, ma neanche a pensarci. Ma il problema è un altro. Ok, vincono contro il Messina, e poi perché questa squadra ci ha abituato a vittorie eclatanti e immediatamente dopo a sconfitte disonorevoli. Ma io, sai, forse andando al solo, penso che Pelligra dovrebbe dire: Ok, almeno salviamoci e mettere una bella, un bel premio. Per la salvezza. E così vedrai che questi incominciano a correre, perché questi sono gente prezzolata, un abbraccio. Salutiamo il nostro amico Modica Rossa Azzurra. Abbiamo un messaggio abbastanza lungo che ci viene da Orazio da Londra, che salutiamo con affetto. Che su WhatsApp ci scrive: Io la vedo così, purtroppo. La società ha deciso di prendere giocatori esperti con contratti alti, il cosiddetto usato sicuro, per assicurarsi di avere un risultato accettabile per la piazza al primo anno, anche perché a Catania senza nomi sarebbe stato un disastro. Come quando compri un macchinone usato, sì, hai un macchinone, ma la manutenzione costa come una nuova, ma hai più probabilità di rimanere a piedi. L'anno prossimo avranno meno pressione di spendere soldi per dimostrare la piazza e allora si farà bene. Vi seguo tutte le, le mattine. Grazie per farmi sentire vicino a casa. Salutiamo con grandissimo affetto il nostro amico Orazio da Londra, che fa una considerazione anche giusta. No? Eh, Uh, ovviamente a Catania se tu non ti presenti spendendo no? in serie C eh, con, uh, con i nomi poi vengono fuori tutte quelle butad che sono venute fuori anche quest'anno no? non vogliono ci vogliono abbandonare 2 milioni di budget eh, a Catania non si può fare così eh, su molti fami eh, addirittura qualcuno metteva in dubbio la, la forza economica del gruppo Pelligra è una truffa e cose del genere e allora per dimostrare che effettivamente il eh, diciamo, ci fosse questa, questa volontà, questa forza, si è puntato su, sull'usato sicuro, sul sui grandi nomi, spendendo anche tanto e, e non si è fatto bene. L'anno prossimo, certamente, sulla, sulla scorta di, degli errori che sono stati fatti quest'anno, eh, si farà in maniera diversa, ma anche noi dovremmo capire che eh, fare in maniera diversa, appunto, non significa spendere 40 milioni per, per i giocatori, ma significa. Avere la competenza di scegliere i giocatori giusti anche magari con un budget inferiore. Ecco. Speriamo che, che questo si sia compreso un po' da parte di tutti. Salusanza, buongiorno, ciao Mario. Ciao Max. Allora Mario, quello che tu dici hai ragione. Un giocatore che gioca a calcio deve sapere giocare in qualsiasi categoria, ma purtroppo questi giocatori. In questa categoria non sanno giocare, ma perché non è che non sanno giocare perché sono scarsi oppure perché, ma perché non hanno la gamba, Mario, non hanno la gamba. La discussione è questa. Se noi vediamo le partite del Catania, quando c'è una squadra che gioca tecnicamente più forte, cioè che aumenta il, i giri, aumentano i giri, il Catania è fermo, non riesce a prendere, a prendere qualsiasi giocatore. Questa è la situazione, ragazzi. Questi ragazzi non hanno gamba per giocare in Serie C. Sturaro ha giocato, ha fatto la Coppa dei Campioni, ha, ha giocato in nazionale. Ma secondo voi perché non riesce a giocare? Perché? ma perché non, perché non ha gamba, non ha gamba, non può correre, non ce la fa. Questa è la situazione, ragazzi. Questo è il discorso. Che uno come Sturaro, anche fermo, dovrebbe anche giocare ma non ce la fanno, non ce la fanno, ma è questione tecnica, è questione fisica, è questione ambientale, non lo so, però questi, questi giocatori in questa categoria, la maggior parte, non hanno gamba, non corrono, perché in serie C, se, voi, cioè, se voi vedete le partite, quando la squadra avversaria aumenta, a, aumenta praticamente eh, la quantità di gioco, questi sono fermi, non riescono a, a correre. Quindi, ragazzi, è inutile che eh, diciamo sempre le stesse cose. Un abbraccio e sempre Forza Catania. Sì, però il fattore io sono d'accordo. Però il fattore fisico, per esempio, contro il Padova, non, non, non si era notato. È vero che il Padova, poi, alla fine, prima dei tempi supplementari, è rimasto in 10. Però la squadra ha corso in maniera ottima per, per 120 minuti. Quindi non, non lo so, avevamo parlato con Zeoli, ci aveva detto che insieme al professor Petralia si cominciavano a notare alcuni miglioramenti no, negli allenamenti eh, da parte di questi giocatori dal punto di vista atletico, eh, però tutto questo a Francavilla Fontana non, non si è visto. Il Miloto, lo salutiamo con affetto, dice: che Quello che maggiormente colpisce di questa squadra non è la pochezza di gioco e di risultati, ma l'alternarsi di prestazioni maiuscole con eh, altre, diciamo, indecorose. Quindi, è il, questa è l'idea del nostro amico Miloto. Uh, abbiamo anche il Papero Rosso Azzurro che ci ha inviato una foto della Coppa Italia di, di Serie C. Uh, dice: che Bisogna vincere domenica per onorare. La conquista della Coppa Italia e ci ha inviato anche una sua eh, formazione: Furlan, Rapisarda, Contec, Quaini, Castellini, Welbeck, Zammarini, Sturaro, Cicerelli, Chirico eh, e Di Carmine. Eh, potrebbe essere una formazione anche se non so se il mister si affiderà al 4-3-3 perché ultimamente ha fatto sempre il 3-4-1-2. Abbiamo anche un messaggio vocale da parte del Papero. E eh, buongiorno Mario, buongiorno, buongiorno, buongiorno professore. Eh, no, anche ci sei un professore, oggi non c'è buchi. Eh, mi sembra che devo andare a, a ricomprare il cucù, perché questo orologio da guardamana, da del, Guadalupe, da dove cavolo è. E mi sta facendo le bizze, mi fa sbagliare sempre più tardi. Ma comunque. E siamo siamo giunti a giovedì e quindi ancora qualche giorno, ogni 48 ore quando sono, e poi questa partita si sta pompando tanto perché effettivamente è, è molto importante. Buona informazione, ma perché date per spacciato il Binti? Sì, in fondo, ci sono 9 punti di... di, di ancora da conquistare. E Mondo tu ce ne ha 28, non ne ha 21, quindi certo pre-autoriparato ma comunque eh, poi per quanto riguarda il settore ospiti pensate che possano essere messi i biglietti per noi catalesi grazie ancora e per... buona giornata no per quanto riguarda il settore ospiti caro papero non abbiamo nessun tipo di, di comunicazione quindi mh, al momento rimane vuoto perché non, non possono venire messinesi quindi al momento rimane vuoto assolutamente salutiamo anche giuseppe eh, che ci scrive eh, sarebbe meglio che vincesse l'avellino perché all'andata vinsero i campani fuori casa per 0-1 così avrebbero anche il vantaggio di, una, di un eventuale arrivo a pari punti eh, a quel punto credo che il campionato per loro possa essere anche finito. Una eh, giusta osservazione, grazie Giuseppe, ma vediamo perché anche quella purtroppo mh, è triste dirlo, ma la verità è che dobbiamo assolutamente eh, vedere anche quello che, che, quelli che sono i risultati delle altre. La, realtà, la triste realtà è questa. Abbiamo anche un altro messaggio vocale eh, da parte di questo nostro mh, amico. Buongiorno Max e buongiorno Mario, se ci sarà dopo questo messaggio, dando un saluto. Allora, partiamo dal presupposto che noi il campionato a meno questa piccola fase finale la chiuderemo dignitosamente. Dietro a questo termine dignitosamente non ci sta né una promozione in Serie B o quant'altro ma il catania farà quantomeno il minimo indispensabile perché questo lo farà il prossimo step si chiama permanenze c e ci sta bene e credo che sia perseguibile e raggiungibile questo obiettivo poi se l'ulteriore step si chiama si chiamerà playoff io non uh, mh, mh, Ripeto, non azzardo nessun pronostico, ma fatto sta che chiuderemo dignitosamente questa stagione fallimentare. Perché, così eh, i dati dicono questo. Un abbraccio e sempre senza rancore, Mauro Vaccaro. Salutiamo il nostro amico ma... Mauro Vaccaro. Abbiamo anche. Ehm... Messaggio da parte di Antonio che dice: Sentir dire dal signor Mario che il Messina non ha più nulla da chiedere al campionato con quella classifica è molto azzardato. A classifica invertita, il Catania farebbe la partita della vita per entrare nei playoff. No, è vero: il Messina ha la possibilità ancora di entrare nei playoff. Quindi è giusto che, che si giochi la propria gara. Sono, sono d'accordo con, con, con Antonio. Buongiorno, sono Maurizio Pinto. Niente, eh, volevo solamente dire che tutta questa tensione che si sta accumulando per il derby, per eh, l'esito finale del campionato, ci sta distruggendo veramente. Ehm, L'unica cosa da fare è che non appena sarà passato questo tornato, bisognerebbe ritornare a quel poco di sarcasmo che prima c'era nei discorsi della radio e la famosa camminata alla cozzola rosata cosa che non si è più si sì, saluto Maurizio ma quella un giorno la faremo perché purtroppo per quella c'erano dei problemi proprio di, di ordine pubblico ecco e perché è, una, è posizionata in un luogo della città particolare no? però quella un giorno la faremo io mi auguro che si possa tornare alla cosiddetta liscia no? purtroppo in questo periodo ce n'è stata poca eh, perché insomma, la situazione non, non è bella però speriamo di poter tornare ai tempi belli no? caro, caro Maurizio che poi è un po' ciò che contraddistingue anche la nostra trasmissione che da questo punto di vista vuole essere anche un po' più leggera perché è sempre di calcio Stiamo parlando. Eh? Saluto Filippo Gugliandolo che ci scrive che per lui i giocatori non sono adatti alla serie C hanno paura. Mancano in squadra, manca in squadra gente come Mor, come Bussi, come Biso, come Baiocco, gente che in campo si faceva eh, rispettare. Mentre Santi Zappala dice che se facciamo i playoff faremmo eh, l'ennesima mala con L'importante è restare in eh, C. Saluto Salvo Tribuna B che ci scrive, penso sia inutile fare un appello per domenica che si vada tutti allo stadio a colorare il Massimino di rosso Azzurro, no? Perché già eh, i dati della prevendita fanno comprendere come sostanzialmente lo stadio sarà molto molto pieno eh, domenica contro il Messina. Salutiamo Mario da Padova, domenica 21 aprile Parteciperò alla Maratona di Padova con la sciarpetta del Catania in testa. Speriamo che durante i chilometri eh, non mi facciano un agguato, <ride> no, io spero assolutamente di no, caro, caro Mario. Allora, abbiamo anche Rosario. Se non vado errato, ciao Max. <coughs> Ma hai capito male, Max? Io non è che ho paura di mausso. Cioè il mio livello estetico. E rimanendo al Catania è Mascara, Papu Gomez, Barrientos, che per me è il più forte giocatore mai transitato a Catania. Il mio discorso era per quello che lui ha fatto all'andata, quei gesti, quella maleducazione, il trattamento da riservare in campo alla Claudio Gentile, che solo Sassan Monaco potrebbe fare. Ma veramente alla Claudio Gentile se lo merita, e rimanendo nel, nell'ambito nell sportivo. Poi un'altra cosa riguarda i giovani, se io penso oggi se non si fosse fatto quell'errore in serie B dei treni del gol e Pulvirento non avesse continuato con quello scellerato di Costant di Cosentino noi oggi avremmo una società che si pagherebbe i debiti o si manterrebbe da sola perché se tu pensi che solo Valentin Carboni vale dai 25 ai 30 milioni oggi tu già in prima squadra saresti ritornato in Serie A e avresti continuato a giocare con i tuoi giovani valorizzandoli con dei capitali enormi. Da Valentin Carbone al fratello a Fabio Russo. Cioè tu avresti ora Pecorino, avresti venduto giovani e ti saresti mantenuto da solo, a parte introiti della Serie A. Quindi ripensando ai giovani a quello che si aveva viene ancora più rabbia di aver buttato via tutto quello che si era costruito un giocattolo perfetto. Però, Guardiamo avanti, va. no, no, sono d'accordo con, con Rosario, questo purtroppo è il rammarico un po', un po' di tutti. Ci stiamo rendendo conto che se non li battiamo sonoramente domenica questi si riempiranno la bocca per i prossimi 30 anni, dice Antonio 55, no, ce ne rendiamo assolutamente conto e quindi suppongo e spero che se ne rendano conto anche i giocatori che domenica non possono assolutamente sbagliare. Buongiorno Max. Allora, oggi non sarò disfattista come al solito Coppa, Gengade, Lebrino. No, oggi penso una cosa, seguendo quello che abbiamo visto durante la stagione, cioè, questi giocatori non sono giocatori a serie C, non si sanno calare nelle partite serie C, non sono buoni per le partite come Francavilla, eccetera, eccetera. E allora forse, visto la Coppa Italia, sono buone per le partite show, la Coppa Italia, le partite in notturna, i derby, quindi speriamo che stasera in queste partite dove che sono più da, da vetrina, possano essere utili. Quindi speriamo che stasera almeno servano a qualcosa che possano darci almeno questa soddisfazione e poi e poi pensiamo all'anno prossimo. Vi saluto e una buona giornata. E speriamo veramente che dico all'amico Iano che questi ragazzi lo, devo, lo qualcuno glielo deve far capire, ma spero che lo abbiano capito loro, no, che domenica non possono sbagliare. Non possono assolutamente sbagliare. Devono vincere la partita e devono, perché avranno uno stadio intero a favore, è uno stadio pieno. E la partita è vitale e quindi non, non, non possono non vincere. E devono fare di tutto per vincere. Devono mettere in campo quello che, hanno messo, quello che hanno messo contro il Padova. Perché se giocano come hanno giocato contro il Padova, contro il Messina vincono, perché il Messina non è il Padova. È una buona squadra ma non è il Padova. Però devono giocare quel tipo di partita. Con coraggio, con, correndo, aiutandosi, aiutandosi tutti, cercando di farsi trascinare dal pubblico, anche se contro il Padova il pubblico non c'era, ma comunque c'erano i ragazzini, c'era qualche, qualche tifoso anche allo stadio, quindi eh, bisogna assolutamente che lo capiscono. Il nostro amico Nico Sauro dice: Il problema non è atletico, ma di volontà. Eh, lo abbiamo visto con Padova, Juve, Stabia. Eh, Nico, eh, speriamo che questa volontà se la facciano venire. Saluto Giovanni. Anni, Giuffrida che vorrebbe eh, che la Pisarda non giocasse titolare, non so per quale motivo, Carmelo e Il Messina vuole vincere a Catania. Dicono che siamo scarsi, ma il campionato dice che siamo scarsi. Anche loro non sono una grande squadra perché hanno soltanto qualche punto in più rispetto al Catania e non hanno vinto la Coppa Italia perché sono usciti con il, con il Catania. Quindi poi ognuno fa quello che ritiene più opportuno eh, saluto anche Salvatore Nicolosi eh, eh, poi ancora vedo anche Filippo Stoccarda Andrea Reina che dice la verità è che non sappiamo cosa aspettarci né abbiamo idea di come i ragazzi approcciano la gara speriamo bene, è vero perché sono talmente ondivaghi che tu non sai mai che cosa, che cosa aspettarti sono, sono, sono d'accordo con l'amico Andrea eh, salutiamo anche Alessio Abate, eh, poi ancora eh, Fabio Grasso che dice che il pensiero di alcuni è che se dovessimo perdere contro il Messina si riempirebbero la bocca anziché pe a pensare che finiremmo in zona playout. E Fabio, eh, cioè, il discorso della rivalità, anche se mi permetto di dire che contro il Messina, la rivalità è molto, molto più anacquata rispetto alla. A quella diciamo, storica con, con il Palermo, eh, però è, 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 hai ragione tu. Diciamo, il problema di fondo è che poi ti ritrovi in zona, in zona play out, cioè tu non puoi, non puoi fallire questa partita. Va bene, salutiamo anche l'amico Paolo Di Giorgi e, e tutti coloro che ci stanno scrivendo anche su TikTok. Eh, saluto anche Christian. Che dice che l'anno prossimo ci vuole un, un direttore sportivo, sperando sempre che, che si rimanga in Serie C. E Robby Di Prima, ciao Robby, eh, dice infatti la società non deve mostrare i muscoli per accreditarsi, deve fare il suo lavoro sportivo. Eh, siamo perfettamente eh, d'accordo. Allora, eh, appuntamento a domani mattina dalle sette e mezza alle nove e mezza. Ci saranno Alfio Lombardo e Piero Italia, eh, si cominceranno a. A, e, com e cominceranno ad approcciarsi alla gara di domenica in maniera più approfondita. Sicuramente su, sul giornale ci saranno ancora più eh, informazioni. Vediamo poi che, cosa, che, cosa, che notizie giungono da, dagli allenamenti del Catania. Speriamo veramente che qualcuno faccia comprendere a questi ragazzi l'importanza di questa gara e di, e di approcciarla come, come, come è stato fatto con la Coppa Italia. Perché se l'approcciano in quel modo, io sono sicuro che il risultato, il risultato poi arriverà. E allora, un saluto anche da, da parte mia, caro Sanza. Eh, ripeto a, a domani mattina con il sottoscritto, invece a sabato, dalle dalle 10 alle 12 e non dimenticatelo mai sempre irresistibilmente sempre forza catania pianeta catania